Ed eccoci qua, signori, benvenuti in questa nuova live, benvenuti al canale di Rich Stream, let's go, facciamolo! Ciao Raffo3-0, benvenuto in live, grazie per aver scritto per la prima volta in chat, come stai Raffo? Da quale parte del web sbuchi? Buonasera Calei Chiuscotti, benvenuto il nostro abbonato da un mese, un nostro Rich Streamer fresh, che sfoggia le emoji di Rich Stream in chat, quindi let's go facciamolo. Buonasera Matteo Polima, il nostro restreamer da troppissimi mesi, come stai Matteo? Spero bene. Ciao Psychedelic TV, meme manco mi hai scritto per salvare il tuo numero. Oh cazzo, ti devo chiamare in game, hai ragione, non ti ho scritto. Scusami, ma ieri non so se hai notato, ma c'era un po' di casino qua là in game. Infatti mi sono preso anche un pugno in faccia, ho dovuto comprare una mazza, ragazzi. Ho dovuto comprare una mazza, quindi siamo anche armati, signori. Vediamo chi romperà il cazzo a Rich Wang, chi avrà le palle di rompere il cazzo a Rich Wang. Tutto bene, Matteo, Chiuscotti dice, facciamolo, let's go. Ragazzi, una piccola novità quest'oggi. Ovvero, come avete potuto leggere in chat, ho riattivato il controllo del gioco. Quindi, se donate la cifra esatta che leggete in chat, ora ve lo dico di nuovo, punto esclamativo controllo, una di queste cifre potete far avvenire automaticamente in game le cose che leggete nella lista. Quindi potreste farmi ballare lap dance, scorreggiare, saltare, farmi sbandare a destra se sto guidando in macchina, farmi fare retromarcia, andare indietro, addirittura chiudere FFM con ben 1500 bit. E questa lista, ragazzi, si aggiornerà man mano che mi verranno nuove idee, ok? Quindi ho messo questi e vediamo in futuro cosa aggiungere in base alle possibilità. Detto ciò, entriamo sul server, let's go facciamolo. Cambiamo schermatina. Ciao EDM1R20, benvenuto in live. Mi piace quando vi mettete questi nomignoli da bot. Bot a pedali. Buonasera Ralph, il nostro mod di fiducia che tiene la promessa e si presenta anche quest'oggi in live. Let's go facciamolo. Let's go. Fatemi provare uno spammino controllo, ragazzi. Nuova funzionalità. Ralph, non so se hai letto su Discord. Controlla il gioco donando bit. Scopri di più digitando punto esclamativo controllo in chat. Ok, direi abbastanza trash come cosa. Facciamolo. Funziona. Wow. Si è sentito? Funziona? Spero funzioni. Cioè, spero si senta quello che è stato detto. Facciamolo, ragazzi. Comunque grazie a te che sono riuscito a scaricare FVM e mi hai dato una mano. Grazie a te Raffo che hai guardato il mio video su YouTube. Let's go, facciamolo, cazzo. Dove giochi Raffo? Dimmelo, Raffo. Vedremo un Rich Wang nel LSPD? Quindi un Rich Wang sbirro? Può essere di sì, ma lo scopriremo vivendo, perché ancora, ragazzi, non è arrivato il momento. Non è ancora arrivato il momento di sbirragliare. Non ho ancora avuto la soddisfazione di fare roba criminosa e quindi pensare di fare lo sbirro ancora non mi va. Ok, siamo già dentro al Nikki, signori. Questo vuol dire che non ho la mia macchina con me. Se eventualmente mi serve la macchina devo tornare al garage centrale a prenderla. Che bello. Attiviamo TeamSpeak. Allora, devo vendere due curriculum quest'oggi, ragazzi. Da Ciretto Esposito. Ciruz Esposito. Scrocchiamo un po' di jeep qua a Nicchi, dove lavoro oramai da più di una settimana, ragazzi. Devo timbrare il cartellino su Discord, datemi un attimo. Devo avvisare che sono in servizio. Quindi facciamolo subito. 21:06, signori, precisissimi. E diciamo anche che ci stiamo nutrendo, quindi avvisiamo che ci stiamo prendendo 3 hamburger più 3 coca. E che cazzo. Cosa su Anonymous Remastered o After Anarchy? Ah, sono in server. Server che non conosco oltretutto. Che cazzo sto facendo? Ok, allora nell'inventario non abbiamo mai niente, quindi dobbiamo prendere le cose da qua. Scocchiamo 3 hamburger e 3 Coca-Cola. Let's go.
Si guadagna bene, chiede Q Scotti. Dici qua al Nicky? Non guadagno un cazzo, ragazzi. Porca puttana. Guadagno in conoscenze, ecco, mettiamola così. Oltretutto oggi devo richiedere di essere pagato. Vediamo se vengo pagato. La paga della scorsa settimana, che secondo me ammonterà a 2000 dollari, tipo. Infatti devo richiedere la paga, richiesta stipendio. Ciao, attendo stipendio. Sono in servizio. Ciao, attendere. Ciao, attendere. Devo scrivere alla Rich Wang. Attendere stipendio di settimana passata. Essere in servizio. Quando potere. Grazie. Detto ciò, anonimo su Made in Italy. Se qualche volta vuoi cercare, ci sarà un po' di persone. Raffo, devi sapere che so che sei nuovo, probabilmente che mi guardi in live robe di questo tipo, ma devi sapere che gioco su Impero. Attualmente non ho tempo di giocare su altri server. Cioè, quando mi vedete streamare, ragazzi, sto giocando. Quindi questo vuol dire che per andare in altri server bisognerà aspettare e chissà quanto. Detto ciò, chiamiamo Ciruzzo. Ciruzzo. Wow, Ciruzzo, tu senti me? Oh, come stai? Letto tua mail. No, Io. non ho capito, scusa. Come stai? Letto tua mail. Io ho tuo curriculum qua. Mi serve il foglio Sì, per arrivo, solo un stampare. attimo. Sì, un attimo. Ok, Arrivo. quando vuoi. Tanto mi trovi qua, Pelola. Sono qui, Va bene. ok? Ciao. Let's go, facciamo, ci facciamo 5.000 dollari così easy, ragazzi. Easy, 5.000 dollari in game. Attualmente li fai con i lavori no whitelist in un'ora. Io li farò in 10 secondi. Poi, che cazzo volevo fare? Ah, devo mettere l'annuncio, ragazzi. Dobbiamo dire che il Nick è aperto. Così guadagniamo un altro po' di cash extra. Lavoreremo un po' qui, ragazzi. Poi vediamo come si evolve la situazione. Ci spostiamo anche, però. Ora stiamo qua. Mettiamo l'annuncio. La... Controlla il gioco donando bit. Scopri di più digitando punto esclamativo controllo in chat. Grazie Matteo, scusami. Sì, perché ho fatto partire l'outro per sbaglio e mi disattiva il microfono quando parte l'outro. Grazie per avermi avvisato. Comunque non vi ho detto niente di che. A parte il fatto che ci sono un po' di concorrenza aperta qua, signori. Un cazzo. Mi chiedevo perché Ciro ogni volta mi deve chiamare 1000 volte quando deve fare una sola cosa, ovvero venire qua. Richiamiamolo. Ma tu hai Fratello, chiamato sto me? lavoro. E Sì, tu dovevo mi hai chiamarlo, chiamato, mi bro? dispiace. Non è che fai come le ragazzine che mi chiami, poi chiudi e ti devo richiamare. Che cazzo? Vengo tra poco perché sto lavoro. Va bene, basta che non mi chiami per non dirmi Va bene. niente. Ok, ciao. Non capisco, ragazzi. Va sempre così. Comunque, ragazzi, nuova arma per chi non è venuto nella live di ieri. 30.000 fottuti dollari per avere questa mazza, signori.
che dobbiamo stare attenti ad estrarre, non sa mai che qualcuno ne approfitta per, come dire, spaccarci di botte e fottel ce l'ha. Quindi dobbiamo stare attenti a quando la tiriamo fuori, nel momento opportuno. Apriranno il bar all'interno della centrale di polizia. Vabbè, ci sta. Meno clienti, raga. Aspettate, comunque, non abbiamo mai visto il Nicky per bene. Nel frattempo che arriva qualche cliente. Cioè, guardate tutta la vastità del Nicky e siamo sempre in quel metro quadro lì. Guardate qua. Frigoriferi, cose. Pista da ballo animata. Cazzo, una GIF, tipo. Ho messo una GIF. E poi, cioè, raga, scusate, non per dire, ma perché cazzo è inutilizzata questa piattaforma che è una gran figata, porca puttana. Cioè, una gran figata. Cioè, vi rendete conto della figata di questa location e non la usiamo mai? Wow. Qua Li Chuang potrebbe fare yoga in santa pace. Di fronte sole. Oh, let's do it. Ciao Criscella. Ah, non succede ancora un cazzo. Ho appena loggato. Devo vendere due curriculum a Ciruzzo Esposito, che è tipo 3 giorni che mi scrive anche su Discord che vuole curriculum. Poi ce li ho, loggo, faccio il tutto e poi non si presenta. Oh, questo Plivepel fa le amole con tipe. Plivepel fa le amole. Lichwalk. Capannina. No, guardate, c'è un Easter eggs. C'è un piccolo Bigfoot in miniatura. Ragazzi, guardate, un piccolo Bigfoot in miniatura. Che carino. Molto bello Bigfoot, wow. Eccoli. Chi parla? Dile me. Pronto? Chi è? Sono Zaccaria, quello di ieri. Oh, Zaccaria, perché cazzo non mi esce il tuo numero di telefono salvato? Ma che ne so? Boh, come stai? Bene, bene, tu il giapponese. Oh, io tutto bene, sto aprendo Nicky locale stasera, oh? Cosa dile me? Dile me quello che Dove vuoi. sta sto Nicky? Nicky, dove hai incontrato ieri? Dove lavoro io, blow? Ah, si chiama così. Sì, Nicky. Yo? Cosa Ok. Aspetta. racconti, beh? Mi chiami per motivo? Ti mancavo? Mo arrivo tra poco, aspetta, Ok, chiamo pure il metro. let's go. Dai, ti aspetto. Ciao. Ok, Salvo ciao tuo rubolo Bello. anche, che io l'avevo già salvato Sì. ieri, ma non va. Ok, bella. Ok. Zaccaria. Zaccaria. Vedete che ce l'ho. Zaccaria 938. Ha cambiato numero. Boh. Vabbè, salviamolo. Zaccaria 2 Losco. Lo chiamo Losco per così nella rubrica, raga. Ho iniziato a, come avete potuto vedere, a salvare numeri di telefono che mi ricordano da che cosa conosco le varie persone. Per poi ricordarmi anche fra magari un mese chi sono. Quindi, tipo, c'ho. Che cazzo adesso? Vabbè, Sofia, la riconosco che è la direttrice. Che poi in realtà potrei scrivere Sofia, direttrice Nicky. Così, a prova di Alzheimer, proprio. Poi Samuel, vabbè, il tizio di Ico 3D Box. Vedete, Zaccaria Losco. Ok. In effetti Ok io ho scritto che cazzo era. Mi sa che non si collega neanche più. Il telefono del tuo destino. Era il tizio dei Ballas. Jim Curriculum, Justin quello degli Speed Date, Jay della Mazza. Jack Ramirez, collega Nicky. Gianduiotto, elettronica, perché l'ho conosciuto al negozio di elettronica. Vedete
Guardate, ad esempio Felix, ragazzi, non so più chi cazzo sia, perché non ho scritto altro. Che cazzo è Andres? Aluto furto. Furto auto. Che mi aveva aiutato a trovare la macchina, questo qua, per quello l'ho chiamato così. Comunque, un sacco di notifiche, raga. Che cazzo sono tutti questi? Ha il numero di telefono che non ho mai salvato, tipo. Eppur si muove. Ho provato a contattarti, J Mazza, ho provato a contattarti. Giapponese, sono il vecchio Gino. Ah, quindi Zaccaria Losco è il vecchio. Ho capito. Vecchio Gino è questo. Questo è vecchio Gino, ragazzi. Ecco perché non mi uscivo il numero di Zaccaria. Ciro Esposito. Ora lavoro al concessionario di New York. Non me ne servono curriculum. Ok. Fantastico. Sì, ma dove cazzo è la gente, raga? Oh. A parte che qua stanno spammando tutti gli cazzo di annunci. Scusate, ma lo spammo anch'io, che cazzo. Fanno tutti, lo faccio anch'io. Un amico di Piero, Felix. Criciala, non mi risulta, non mi risulta. Ah, devo chiamare Dominic. Ecco cosa devo fare, che non si è salvato il mio numero. Aspettate, mettiamo la voce modificata che lo paraculo, raga. Mi faccio uno scherzo a Dominic che non è il mio numero. La sentite la voce modificata, raga? Prova. Chat. Cazzo. C'è qualcuno, chat? Oltre a Criciala? Non si sente modificata, perché? Ora? Prova. Ora sì, vero? Che cazzo sei? Chi sei? Perché mi hai chiamato? Chi è lei? Come lei ha chiamato me? Non mi risulta. Come hai fatto ad avere il mio numero? Sì. Perché lei mi ha chiamato? Non mi risulta. Neanche a me allora non mi risulta. Va bene, allora non mi chiami più, arrivederci. Oh cazzo, aspettate. Oh. Oh, Zaccaria, let's go, come stai, huh? Bene, tu? Tutto bene. Ancora con questa canottiera sei tu. Wow. Certo. Cazzo. Sono di strada io. Ok. Dov'è il tuo amico vecchio? Non c'è. Oh no, non e dirmi credo che è morto. Ecco, gli sbirri, guarda. Ah, le vetture vanno sbilli. Mi hai portato gli sbilli? No. Ok. Sarà meglio. Cosa mi racconti, bro? Quando apriamo locale di donne nude asiatiche, facciamo business. Non lo so. Cazzo. Ci servono soldi. Ci servono soldi safe ancora. Ma non c'è ancora modo di farli. Giusto. Cioè, c'è qualche modo, ma sono modi del cazzo, restavate. Giusto. Dobbiamo aspettare, attendere. Vuoi una mazza a 35.000? Cosa? Una mazza a 35.000. Non so nemmeno quelli che... Ok, aspetta che servo lo svelo, ho? Buonasera, benvenuto Ricky. Lavorate qui? Io sì, affermativo. Prego, venga pure. Molto gentile. Dile me, cosa mangiare? Avete cosa patatine e Coca-Cola? Certamente. Quante ne vuole, signore? Due porzioni di patatine e due lattine di Coca-Cola zero, grazie. Ok, sono $250 l'uno, quindi le farò una fattura da bella. Esatto. Esattamente. Mm-hmm. Lei restaura più dal diavolo. È il mio lavoro. Che figo. Cos'è, agente polizia? No, sono un marshal. Ah, un marshal. Come funziona la polo marshal? No, stampato la faccia. Allora, due patatine e due Coca-Cola Zero, giusto? Ho avuto un incidente che mi ha sfregiato metà del viso. Signore, due patatine e due Coca-Cola. Due porzioni di patatine e due Coca-Cola Zero. Ok, ma patatine pie, tipo di quelle patatine? No, patatine a stecchetta, quelle lì fritte. Ah, le fritte, ok, abbiamo anche quelle. Nel sacchettino. Nessun problema.
Le click croc non mi fanno impazzire. Sì, no, sazzarò poi voltesse, va. Ecco qua, allora, gliela passo una d'ora, signore, non abbiamo ancora i taglieri, le cose, i vassoi, come chiamare l'America, io non ricordare. Come procede la volo Marshall? Le metto dentro un sacchettino, e comunque tutto bene, guarda. Ma di cosa vi occupate esattamente? Io non capisco tutti i organi. Noi siamo, diciamo, le guardie che si occupano della sicurezza della procura, detto proprio. Ah, quelli che lavorate tipo in comune. Le guardie giurate, tipo. Procura, non comune. Procura, ok. Dove solo lavoro molto fate cose, immagino. Io poi ho delle mansioni particolari, differenti rispetto al normale, che non sto qui a dirvi perché sono... Logistica? No, che cazzo c'entra? La pratistica, proprio. Ah, capisco. Tipo, allesta persone, vabbè, così. Ma voi potete allestare, come funziona? Come funziona? Oppure ma quello lo fa la polizia. Se succede qualcosa però che riguarda la mia competenza, ci penso io. Scusate, arrivo subito, ho un problema. Sì, vada pure adesso, problema. Oh. Bro, meglio amici che nemici questi qua, eh? Capito, Zack? Zack, tu molile, eh? Tu molile dritto, eh? Secondo me raga è venuta ad indagare se facciamo le fatture e quelle cose lì. E comunque i primi denari fatti. Era imbambolato. Non ho capito. Dico, era imbambolato poco fa che ti stavo parlando a balcone. No. Boh, non lo so. Ok. Questo. Allora, Fabio. Tu ieri sei stato ancora con il vecchio ieri sera, quando me ne sono andato. Ma non è là ieri sera, non è l'altra sera. O ieri sera. Ieri. Che cazzo, giorni tutti uguali qua in America. Comunque, no, alla fine no, non sono stato più con lui. C'è qualche mio collega in servizio, sono l'unico stronzo che lavora. Ok, sono ricostruito a canavola. Cliente. Tu vuoi venire a lavorare qua? Ti piacerebbe lavorare qua? Quando si guadagna? Se guadagna un cazzo. Quanto di preciso? Diciamo che più vendi, tu guadagni percentuale su vendita. Che ancora non ho scoperto perché non sono ancora stato pagato. Oggi dovrebbero darmi stipendio di scorsa settimana. Tecnicamente, okay. più vendi più guadagni, ok? Funziona così. Tipo, cazzo, adesso sei culo, magari ti arrivano clienti che vogliono un sacco di roba. Nel giro di un'ora, magari ti puoi anche fare, anche $15,000, va? Esagerato, tipo. Però devi avere culo. Dipende. $15,000, eh? Tipo in un'ora, vendendo un sacco di cibo. Yeah. A tante persone, oppure a un'unica persona che compra tanto cibo. Più vendi, più guadagni. Funziona così. Ah, siccome io lo sto vedendo tantissimo, lo sto guadagnando un cazzo. Diciamo che mi devo trovare un lavoro un po' fisso e poi faccio i soldi e si incomincia a fare business. Ah sì, diciamo che questo è ideale, È giusto. E come più me. Cazzo. Cosa sembravo fare prima, tu? Le mazze. Le mazze, sì. Chi te le dà? Mio amico mi ha fatto prezzo favore. Io ne ho solo una di mazza. Ce l'ho qua con me, sotto bancone. Se la vuoi, te la posso vedere 35,000. Poi io spero e credo di trovarle un'altra. Credo. Magari non la trovo e li vago senza mazza io. Fa culo. Noi dobbiamo fare un mio e il vecchio dobbiamo fare un business molto grosso. Boh, bro, che dire? Secondo me, se trovi gente vendi a 40,000 una mazza, ci guadagniamo 5,000 a testa. Giusto. Ti va? Se non è cazzo da fare, andare un po' in giro a malanzale e dici sì, mazza sì. 40,000. Giusto. Già il vecchio mi ha dato un paio di sigarette da vendere.
Ah, se galette dicono che è un business un po' di merda in realtà, perché... Boh, la gente non ne compra tante sigarette, cioè le compra giusto per rivenderle, un po' come hai fatto tu. Sì, sì. Diciamo che da fumare mi hanno detto che fanno tanto schifo, sono quasi inutili, cioè ti fanno male e basta la salute, non so se mi spiego. Giusto. Invece la mazza, diciamo che ha più utilità. E ha senso anche andare a venderla, ad esempio, a gente che lavora, che toglie latte da mammelle di vacca, robe di questo tipo. Wow. Giusto. Boh, tu ricordati che io ho questa mazza, se trovi un cliente, anche se riesci a vedere più di 40.000, meglio ancora. Sì, sì, giusto, giusto, come si vede. Ma tanto i prezzi si abbasseranno dopo un po'. Ah sì, questo è quello che pensavo anche io, infatti. E dopo... Ma le armi grosse sono già in circolazione? A quanto parla no. Ok. Aspetta che vado a passare a giro. Ora dico che si deve salvare il mio rubalo. Allora... Ok. Diciamo che avevo trovato un tizio prima qua in suo locale. Sa? Che vende cose. Tipo? Vende coltelli. Sì, coltelli. Mazze. Sono arrivati i coltelli, mi hanno detto 50.000. Certo, si chiama Sam. Non l'ho conosciuto. C'è un numero. Sì, però tanto costa tutto 50.000, non mi interessa. Sì, sì. I coltelli a 50.000 li fa, oh? Sì. E le mazze ha detto 20.000. 20? Sì. Che cazzo, potevo comprarla da questa la mazza, fa culo. E quando tu l'hai pagata? 30. Minchia. Però ti ricordo che il primo giorno mi dicevano 60. Poi mi hanno detto 50. Poi 40, poi 30, allora ho detto fanculo, non posso rischiare ulteriormente, l'ho presa a 30. Fanculo! No vabbè, ti ricordo che non è mazza, è stecca. È questa, mm-hmm. Flo. Vabbè, la stecca, oh. Vabbè la stessa. La stecca di birra. No, la perché ho visto che c'è gente che ha anche mazze proprio, mazze vele proprie. Sì, l'ho visto. Ma penso che facciano male uguale, basta sfacciarla in mezzo alla faccia a tizia e gli spacchi tutto comunque. Oh. Giusto, spacchiamo i denti. Sa. Comunque, Blo, ti consiglio di... come dire? Muoverti, non stare fermo qui in un punto. Sennò soldi non arrivano. Lo so. Non ho una sega da fa oggi. Dobbiamo andare piano piano. Piano piano, buono buono. Comunque, dove cazzo sono tutti i clienti? Lo sto capendo, oh. Boh, sono morti. Non è mai stato così vuoto. O c'è concorrenza, fanculo. Mica sono andato allo Starbucks. Fanculo lo Starbucks. Devo scoprire quanto costa la roba allo Starbucks. Starbucks. Tu se ci sei andato, quanto paghi allo Starbucks per mangiare? Quanto paghi? Lo stesso come qui. Lo stesso come qui. E allora forse è solo più comodo perché c'è parcheggio vicino. Al centro della città. Fanculo, io volevo lavorare per loro in realtà. Avevo lasciato anche il curriculum. È che probabilmente si trombano tra di loro. Gestione familiare, robe di questo tipo, oh. E quindi non hanno accettato. Boh, non mi hanno mai cercato. Invece qua Nicky preso subito. Wow. Cazzo, non c'è nessuno qua. E fanculo. Ma come i direttori, non c'è nessuno, davvero. Perché? Oh raga, si sta avverando. Non lo fare, ma la server si sta andando a puttare il server perché sono entrato io, ragazzi. Aspetta, vediamo che c'è su sto taxi. Vabbè, per muovermi uso il taxi, ma meglio. Se Zombie Rude. Cazzo. Che cazzo dove leggi Zombie Rude? Sul telefono. Minchia. L'antica profezia si sta avverando, ragazzi. Anche Impero sta iniziando a puzzare. Italiano. Oh, cliente, let's go. Soldi. Guarda che parcheggia macchina dove gente non gliela può fottala. What? Tecnica di parcheggio flotta male si chiama questa. Mm-hmm.
Eccolo là, mo. Minchia, ora sono arrivati. Babbarote! Cosa mangiare? Cosa bere? Dile beh! Che vuoi da mangiare da bere? Il capo. Buonasera, cale signori. Dile beh! Avete preferenza? Faccio io. Fai te, basta che mi sazia abbastanza. Certo, conoscete prezzi? No. È molto semplice, $250 mangiare bene. Qualunque cosa, a parte l'alcol che costa 300. Allora fai 2-2 per me. Anche per me 2-2. Ok. Anzi, fai 3 da bere, no? Cosa? 3 da bere e 2 da mangiare. Ok. 3 da bere, 2 da mangiare, 250 per 5. Un bel cucchiaretto, Se ti piace. Legalo di amico. Allora, ti faccio fattura, sono $1,250. Vai. Ecco qua, nel frattempo ti preparo 3 da bere e 2 mangiare. Pollo fritto, piace a te? Piace a te, sì, pollo fritto? Sì, okay. Pollo con Coca-Cola. Let's go. Roba buona questa, Nicky. Tu non ho sbagliato locale, tu nel posto giusto, eh? Dai, vediamo se c'hai ragione. Allora, ti passo cosa una che va a soira la abbiamo ancora. E io lo inizio a mangiare e vediamo se è buono. Ma già pula. Ma mai sta da Coca-Cola zero? Abbiamo vai, solo zero. Non beve zuccheri. Bro, abbiamo finito con la normale, ma tanto sta pure uguale, vabbè, dai. Ma faccio andare bene, grazie. Ok, spero ti piaccia. Tu blocco cappello. Aspetta, vai, ditemi. Cosa volete? Io voglio il 3-3. Vuoi il 3-3? Buono il pollo. Sai che oggi non c'è offerta 3-3, che solitamente abbiamo? Da okay, qualche giorno. Okay. Che non c'è offerta 3-3, nel senso paghi uguale 250 euro, ok? Va bene. Ok, allora ti faccio fattura, sono $1,500. Ecco qua. Ma tu l'hai preso da mangiare? Ti piace il bolletto? Hamburger? Ah, non mi è risultato il pagamento, bro. Sì. Devo andare a prendere i soldi. Oh, accidenti, dai, nel frattempo inizio a cucinare per te. Comunque, guarda che c'è il banco lì, vicino. E il prossimo! Ci sono io, mi faccio un 2-2, per favore. Ok. Pollo fritto, sì, mi piace il pollo fritto. Oh, è molto succulento il pollo fatto da me, Fatto da lei? Sì. Allora, sono $1,000. Ecco qua, e inizio a cucinare il pollo. Ecco lei. Grazie mille, ascolta, preferisci Pepsi, Coca Zero o Sprite? Pepsi, a me fatto Pepsi. Sta domanda. Perché mi hai messo il dubbio tu adesso. Non vuole dargli Coca Zero e poi si lamenta. Pepsi? Due Pepsi. Pepsi, okay. Pepsi. Perfetto. E quindi, signori, cosa fate voi, città? Wow. Come vi trovate, città? Bene, dai, bene. Oggi il posto qui è un po', come dire, desolato, non capisco perché. Forse è troppa concorrenza? Non lo so. Com'è la, al centro, gente? Che io sono sempre qua a lavorare come cane. Penso che lo Starbucks ci sia un po' più di gente, però non vedevo nulla allo Starbucks, un po' di problemi. Cioè, questo è l'unico locale senza problemi, quindi fai te. Allora, avevo un vantaggio, che culo. Sì. È anche carino come posto, è meglio dello Starbucks. Sì, è proprio sfruttato. Da sera, però, capito? Ma ancora presto. Sì, è quello. Calimero, come cazzo te lo dico, Calimero? Penso che la sera si riempi, no? Locale affollato. Sì. Diciamo che viene un po' di gente. Perlomeno fino a ieri veniva un po' di gente. Ora non so perché siamo così pochini. Vengono anche un sacco di tipe. Sai, dipendente è la cazza. Quindi vengono amiche di amiche. Tutto un casino. Se volete fare le amicizie con tipe, allora ce li passiamo pure noi. Sì, se li passate probabilmente qualcuno la trovate, Altro giorno cazzo c'erano 5-6 tipe tutte assieme. Per favore, fammi da bere, fammi mangiare. Io tutto lì, tutto eccitato che facevo bene mangiare. Troppo fico. La tizia si è tutta spruzzata a spumantare le pop, ha fatto un casino, bro. Ci dobbiamo stare. Sì.
Niente, una si chiamava Calimelo. Non capisco perché. Che cazzo si faceva chiamare Calimelo? Calimelo. Sì. Boh, magari ne era una. È quello dubbio. Voce la femminile, ma non ho visto sotto mutandino cosa aveva. Ah, vabbè. Ascolta, ma qua manca qualcuno. È con voi il ragazzo, biondino? No, no, vabbè. Ehi, yo. Ah, ma sei... Oh, ma sei... Sei Zaccaria. Che cazzo, che abbigliamento così schiocco di dita tu? Oh? Tu come ti chiami, bello? Mio nome è Lich. Puoi chiamarmi Dragone. Per gli amici Draghetto. Dipende se siamo amici. Wow. Non sono uno stronzo. Sono un po'... Mi sento un po' amico di tutti, ecco. Ok, allora facciamo una via intermedia. Puoi chiamarmi Drago. Draghino. Da che parte di città venite? New York o Los Santos voi? Wow. Los Santos. Ok, sì. Cosa ne pensate dei New Yorkini? Ciucciapiselli. Oh, è un po' troppo ragazzo sotto al naso. Stiamo a capire. Sì, fanno tutti figo. Oh, arrivo da New York, sì, sì, qua sì. Là sì, non sì. Sanno che vita avere Los Santos. Ha capito la strada, sta qua, mica là. Sì. Oh, là è pieno di malanzini anche, a dire la verità, eh? Diciamo che io sono sparcato da New York. Oh cazzo! Sei nato a New York? No, no. Diciamo che sono venuto dalla barca con dall'Italia a New York. No. Con i balconi. Ci sta figo. No, il barcone è proprio mio. Ne ho rubato uno e sono scappato. Ah, okay. Ha fatto bravo. Giusto. Ma cazzo, bel giro ti sei fatto, eh? Sì, giusto. Sei passato dallo stretto di Gibraltar e su verso nord. Giusto. In mezzo c'era l'Atlantico. Cazzo, che culo che sei ancora vivo. Anzi che avevi esistito va a barca. Ma la benzina andava facevi, vabbè, lasciamo perdere. Aveva le taniche. Avevo le taniche, per fortuna. Che bravo, che esperienza, cazzo. 5, 6, 8, 9. Ma per iniziare a lavorare qua come devo fare? Ah, ti serve un curriculum. Lo dai a me o a Dea direttrice che questi giorni non si sta facendo vedere. Direttrice? Vuoi lavorare in un locale? No, per lavorare in generale. Ah, io ti dicevo qua. Il vecchio. Da chi? Il vecchio? Da lì va un vecchio simpatico, amico. Ragazzi, ora. Amico simpatico. È un vecchietto l'incoglionito, però è simpatico e bla. Wow. Guardalo, come cammina. Oh. È questo che sta avvenendo. Sì, è tutto sciancato, bro. Ehi, hey, vecchio pazzo, come stai tu? Oh? Ehi, ciao, bello. Tutto bene? Cosa... Tutto bene. Cosa sei venuto a scloccare oggi? Chi paga per te oggi, ho? Io non ho bisogno di niente, dai. Oh, vale, già mangiato semolino prima di uscire a casa, oh? Ah, me la sono portata dietro. Hai fatto benissimo. Oh, giapponese, dammi un hamburger, vai. Hamburger, vuoi? Sì. Ok. Vabbè, manca a chiamarlo così, si chiama Dragone, no? Ragazzi, finché mi chiamate giapponese va bene, quelli che mi chiamano cinese gli spaccherei la faccia. Fa culo. Cinesi stanno a Chinatown a New York. C'è una sottile differenza tra cinesi e giapponesi. E poi io sono semi giapponese e semi americano, quindi ce l'ho anche lungo, bro. 22 centimetri. Non si scherza con Lich. Oh. Porca vacca. Sa. Minchia. No, diciamo che non ho le falenze per farvi dire veridicità di fatti. Però se volete posso mandare e vi faccio vedere. Grande selfie di foresta asiatica. Wow. Magari un'altra volta. Ok. Vabbè, non ci tengo tanto a far vedere il mio pisello a tipi maschi in realtà. Lo speravo. Belli, fatemi parlare. Stavo dicendo. Sa. Che cazzo hai fatto ieri? Ti hanno rotto il naso, porca puttana. Sai, ieri c'è stata una cazzo di lissa qua al ballo. Un tizio, vecchia, voleva da mangiare. Glielo stavo per fare. Arriva, mi tira un pugno in bocca, cadottella, per suo sensi, visto tutto nero. Che messo di preciso? Non mi ricordo, bro. Ho visto tutto nero. Bello, ma guarda, siamo venuti io e Gianduviotto. Non so se c'è presente. Ah, Gianduviotto, certo, conosco, bro. Cazzo. Gianduviotto, siamo venuti a cercarti. All'ospedale non c'eri. Poi siamo andati allo Starbucks, dovevi venire, non sei venuto, abbiamo fatto una rissa, c'è una mezza accoltellata. Ah, lì con lui! Io con lui, sì. Guarda che io sono arrivato al garage centrale lì, eh? E tu non c'eri, infatti mi ha detto, sono con un amico. C'è la Gianduviotto, ma tu non c'eri.
E mi ha raccontato di Lisa con coltelli. Vi siete presi i coltelli? Io ho di orare, insomma. Ah, ok, era già tra Taldis. Top. Dovevi cambiare le catete, le casa tua. Dove sto? Controlla il gioco di Nando Beat. Scopri di più digitando punto esclamativo contro. Oh, bella ragazzi, grazie per la scelta, Nicky. Oh. Certo. Senti, dopo, ma... ci faremo rivedere presto. A che ora stacchi? Come ieri. Purtroppo come ieri. No, io stacco quando voglio tecnicamente, che sono qua perché sono unico dipendente in servizio e mi scoccia a tenere chiuso Nicky. Venerdì e sabato più lungo sto in città. È bello, comunque ieri ne stavo parlando, tu avevi detto che volevi fare tanti soldi. Sì, voglio aprire locale di cinesi, di asiatiche nude. Sì, ma le possiamo anche fare in un modo, cioè capiscimi, anche se abbiamo gli sbirri qua dentro. Ma tu come fai a fare soldo? Dimmi, vecchio. Dile a me come guadagnare soldi tu. Senti, diciamo che se mi posso fidare di te. Ti pare allora, che tu non puoi fidarti di me? C'ho il giulello. Se dico cazzate mi metti nel fornello, ok? Diciamo che siamo banzieri, insomma. Come pensi che li vuoi fare i soldi? Siamo una cazzo di società bruciata, dove noi non ci dà un cazzo lo Stato. Guarda me, sono invalido e non ho neanche una fottuta pensione di invalidità. Non guadagno un cazzo di centesimo. Te la faccio io. Che cazzo fai? Ti faccio un documento di pensare alla validità. Sono un cazzo di vecchio uscito da un carcere e ho rischiato per l'ergastolo. Ascolta, fai così. E ora non mi ritrovo più un cazzo. Ascolta, beh, ora sta levando tizia. Ok? Lo so. È quella. Potrebbe lì funzionarti anche... qualcosa sotto pantalone. Attento, tieni lo stretto, oh? Buonasera, benvenuti Nick, signore. Buonasera. Buonasera, signore. Buonasera, signorina. Cosa mangiare? Cosa bella? Fale io per voi. Vecchio, vieni con me. Salve. Allora, io non c'ho i contanti, però. Oh, ragazzi. Con 1.200 quanto posso prendere? Vi serve contante. Comunque. Con 1.200 quanto posso prendere? Ah, sono 250 il pezzo. Quindi con 1.000 vai, fammi fattura di 1.200. 1.200, vai, perfetto. Che rientri con 1.200. Dovrei fare conti. Se sono 2.50 sono 2.2. 1.250 ti escono 5 lobe. 1.200. 4 e 4 totali ti fa 2.2. Aspetta, io non ho imparato bene i numeri americani. Diciamo che devi avere contante giusto se io ti faccio fattura. Anche se sono solo $50, bro. Non sono proprietario di posto, mi spiace. No, devi fare una fattura di $1.000 e poi devi dare uno da mangiare a me, uno da mangiare a lui, uno da bere a me, uno da bere a lui. Ah, ok, allora non è 1.200. È 1.000. Ah, 1.000, ok, 1.200, certo, ok. Cosa volete mangiare? Cosa volete bere? Quello che vuoi, non è un problema. Perfetto, allora vi faccio... fammi vedere un po'. Per signorina insalata, sei a dieta signorina? Ma perché mi vede grassa? No, chiedo, se tutte le ragazze sono sempre a dieta, allora, tutte complessi le cose. No, no, io non c'ho nessun complesso. E allora andiamo patatine fritte. Ma sì, va bene. E una Coca-Cola Zero, la Coca-Cola Zero mettiamola. E per tuo ragazzo una bella Pepsi Max. Ma non è il mio ragazzo. Ah, per tuo fratello ora... Neanche. Allora, per tuo idraulico. Idraulico. Il tuo amico, dai, sì, scherzare sexy, io. Sì, quella tutina sexy che viene a casa, capito? Dai, fa quello, faccio anche per lui una Coca-Cola Zero, ragazzi. E però per te, uomo, ti faccio un panino col prosciutto. Lo vuoi? Come avvelo uomo. Vabbè, pensavo bellino. Che gli davi un hot dog, visto che mi hai dato le patatine. Ma ci abbiamo anche un dog. Però ormai ho già fatto panino col prosciutto. Fa culo. Oh, piccolino. Oh, va bene. Let's go. Benvenuto a Ricky. Non siamo germofobico, vero? Esatto, bro. Batti il pugnetto. Batti il pugnetto, batti. Mi sono lavato le mani, eh. Ma tanto c'ho la mughina. Chi è questa? Un'altra lurida che ti porti a casa? È la mia amica. Sì, come dici io. Vabbè. E quelle erano le mie sorelle, erano.
Eh sì, ma c'era se c'è Cernana. Va bene, chiamate i vostri genitori e fatevi comprare il cibo. Qua di che, ha? Huh? Grazie, Jackie Chan. Grazie mille. Chiamami Lich. Ciao. Lich. Ciao, bello. Ehi, bambino, vieni qua. Fra, ti permetti? Oh, io? Benvenuto, Rick. No, niente, bambino. Okay. Attento con chi parli qua, che c'è tanta gente, magari qualcuno stronzo, oh? Ermano, dove posso ritirare il denaro? Cioè, posso pagarti con la carta? Mi spiace, non abbiamo ancora post qua, non plaid con LED. Puoi andare, guarda, linea d'aria in quella direzione lì. Se guardi anche su mappa è segnato, c'è una TM. Eroi, avete $500 da prestarmi? Non posso fare credito a te. Wow. Grazie, Servano. Prendi quello che vuoi tu. Vabbè, vedi tu quello che ti allora, serve. Allora, ragazzi, sono 250 a mangiare bene. Cioè, nel senso, 250 cibo, 250 bene. Quindi, con 500 ti esce una mangiare e una bene. Vabbè, fai 2-2, dai. Allora, 2-2 sto bill. A chi faccio fattura? A me. Grazie, okay, Servano. Mi salvare subito. Due hamburger e due Coca-Cola. Perfetto, Coca o Sprite? No, decide lui, tanto serve a lui. Sprite, grazie, servono. Ok. Voi siete latini? Come? Latinos. Sì, sì, va bene. Io hablo un pochetto spagnol, oh? Tu hablas spagnol? Un pochetto, sì, me gusta. Merda, hermanito. Bueno. Me he topado una chica spagnolita mucho tiempo fa, oh? Antes. Da dove culita, vieni? Culita glossa, tieni. Ah no, io Giappone, America Giappone. Giapponese, merda. Da voi c'è stato le macchine belle preparate, vi sballate con i tuning. 2-2 lui, fa 3-1 però. Sì, già parlando di logo sintetico, un sacco di roba. Ehi, benvenuti Ricky, chi mangiare, chi bene voi? Wow. Dai un panino a gang, per favore. Sì, vieni. Zack, dammi un attimo che qua c'è lavoro da fare, huh? Soldi non aspettano. Vuoi gran bere? Ehi, bello. Allora, no. Bene, voi. Allora, niños. Allora, niños. Hai tempo? Allora, hermano. Hola. Mi dai gentilmente un'acqua e un panino? Allora, signora, abbiamo finito acqua, se vuoi Coca-Cola zero zuccheri. Va bene. Ok, sono $500. Ti faccio fattura. Sì, vai. Mettiamo in un angolo. Te faccio subito a parere. Grazie. Allora, Gino. Oh, chiama bebè a massimo giapponese, se no lì, oh? No, Cina, io non so cinese, oh. No, che... open bar? No, nessuno open bar. Tutti poveri in città, nessuno open bar. Ma che cazzo, ragazzi, economia un po' sminchiata. Infatti, grazie per aver scelto Ricky. Come mai scegliate Ricky come posto giusto per fare tipo sondaggio pubblico? Cosa perché vi piace? A parte è molto ospitale, poi è molto bello la location. E poi perché ci siamo trovati a chi a caso. Poi okay. Servizio 10. Oh, grazie mille. Allora, lascia l'eccezione su Clip. Voto 10. Ok, let's go. Siamo migliori di Clip Advisor noi qua. Hai visto? Come se riempito sto. Hai visto? Huh? Dov'è gang? Gente porta gente poi. Picco quello. Il problema è quando arriva troppa gente assieme e tutti che vogliono ammalanzare senza pagare il cibo e tocca tirare fuori mazza. Huh? Allora. Comunque ammazzo là che t'hanno data una truffata. Truffata? Sì, una truffata. Perché dici pagata troppo? Sì. Boh, fino all'altro giorno costava così. Che te devo dire, blow. Ma li farò questi soldi. Alza un po' voce. Poco. Credo di creare un business con il vecchio. Dai, oh, voi che avete più tempo di ragionare che non state lavorando. Organizzate e poi se volete collab io ci sono. Giusto.
ci allineiamo. Però iniziate a pensare voi, eh? Che io ho poco tempo per pensare qui. Tra hamburger, Coca-Cola Zero, fatture, rotture di coglioni. Cazzo, tirerò sempre di quello il vecchio. Aspetta un attimo da lui. Il vecchio assaggio, eh? Eh sì. Ecco Josh. Aspetta, dove va il macchinone? Voilà! Manca a fare così. Mio nome è Lich, benvenuto Nick. Cosa mangiare? Cosa bella tu? What? Oh? Food. Fa culo! Ah, ma non è Josh, è vestito uguale però. Sabbe. Salve. Benvenuto Nick, caro signore. Cosa mangiare? Cosa bella? Dire me. Quanto mi viene a costare un 2-2? Allora, sono $250 mangiare, $250 bene. Quindi $1000 totale. Oh. Ok, fammi un 2-2. Ok, faccio subito. Hai contanti? Non abbiamo boss. Ho fattura, ma solo contanti. Mm-hmm. Perfetto. Allora, faccio subito fattura. E nel frattempo ti cucino pollo all'osso, ti piace? Pollo fritto, sì, anzi, sì. Non all'osso, fritto. Sì, sì, va bene, va bene. Coca-Cola Zero o Pepsi? Perfetto. Coca-Cola, Coca-Cola. Ok. Ecco qua, grazie per aver scelto Nick Blow. Buona serata. Ciao, bello, vedere il giro qua. Pronto? Oh, piaciuto scherzetto prima? Dimmi. Non sono cinese, sono giapponese, fa culo. Va bene, cinesi, giapponesi, siete uguali. Ti sei salvato, mi arruvalo. Tu sei più cinese che giapponese. Strozzo, razzista. Salvato, mi arruvalo. Non ancora, perché tipo di prima era antipatico. Ah, fa culo. Ti è piaciuta la voce modificata? Ti sei caccato addosso, sentivo che stavi tremando. Come foglia su albero. Ma ti pare che mi cago addosso per una voce modificata? Ah, non lo so, mio padre lo mi ha raccontato troppo di te. Tuo padre mi ha conosciuto bene. Ok, cosa combini Gilo? Hai iniziato a fare business? Ah, sono qui al Bennis con due persone, stiamo chiacchierando. Te dove okay. sei? Ok, e dov'era? A lavorare a Nicky. Io ti ho fatto tutto balcone facendo un cazzo, cioè vendendo, io sì. Io in quel locale di merda non ci verrò mai più, lì mi rimuovono i veicoli. Ah, c'hai ragione anche tu. Non so che dirti, non è colpa mia. Beh, ieri hanno rimosso il tuo, quindi godo. No, cosa? Li posso io o che? Ti avevano rimosso la tua assulta. Non mi ha rimosso un cazzo nessuno, ve l'hanno rubata, è diverso, blow. No, non te l'hanno rubata, non te l'hanno rimosso quelli della rimozione. Meno male che non me ne sono accolto. Ero lì. Sennò io avrei spaccato a faccia. Comunque qua è pieno di macchine parcheggiate, sei l'unico che ha paura di rimozzare di macchina. Ah, oh, un po' cacassotto tu, dove? Non è che ho paura, è che non voglio nuovamente litigare con quelle persone. Ma le che vada, scappa molto. Scappa il molto. Cazzo te, non so dove buttarli molti io. Oh? Conosco molto bene la zona. Ci sono tanti posti dove buttarli male qua. Qua. Mezzo l'oceano. Sa. Oh, c'è signorina. Sentire dopo. Come c'è signorina? È carina? Ah, boh. Faccio foto piedi, te la vado? No, non mi interessano i piedi, che schifo. È carina? Aspetti, vado a foto. Cazzo di pervertito. Aspetta, come si fa a scattare le foto? Vediamo. Usiamola anche come test per poter fare cose in futuro.
Yo, benvenuta Ricky. Come stai? Tutto a posto, cosa mangiare, cosa bella? Non devo prendere nulla, sto aspettando. Ok, se vuoi ti puoi accomodare anche a te, abbiamo tanti posti e ceri comodi, eh? No, sto qui, sto aspettando. Va benissimo, ciao. Grazie. Aia, stupido balanza di merda. Che cazzo fai? Ah, stavo aspettando te. Che cazzo fai? Ah, cazzo, oh stronzo, cazzo faccio? Io stavo parlando con il cliente. Aia, bene o male, bene o male. Sì, lasciate in pace il giapponese, stronzi. Non sapete quanto che vi mettete contro. Come stai, Mauli? Let's go. Tutto bene, mi raccomando, guardami bene. Sì, sì, stavo solo chiedendo se... No, tranquillo, li conosco. Ma togliti gli occhiali, però. Oh, stronzo, fammeli rimettere, non rompere i coglioni. Togli gli occhiali. Oh, porca puttana. No, devi togliere gli occhiali. No. Senti, niente, Mauli. Vieni qua. Senti, giapponese. Beppe è mossa del giapponese, let's go! Aia! Oh, non attellarmi, non fare lo stronzo, cazzo. Avete visto mossa del giapponese? Non si scherza con me, eh? Ascoltami, deve tutto, huh? Aspetta, venite dentro. No, raga, la mazza non la tiro fuori per stronzate. Con Maurizio non gliela tiro fuori, che poi me la lutta anche, che cazzo. Tranquilli, tizio lì con capelli rossi conosco, anche gente un po' incazzosa, quindi tranquilli. Dite. Okay. Dillo, vecchio. No, ci rivediamo. Oh, porca puttana. Ciao, non premi troppo. Ciao. È una amica mia. Fuori da casa mia sono simpatica. Chi è la tua ragazza? Lei dovete sapere che la chiamo pesce perché c'è il pesce in mezzo alle gambe. Ah, non è cosa molto buona. Beh, mi piace però. Ok, che vedo a mettere dire, signore? Sto scherzando, porca puttana. Cosa dire a me? Dire a me. Allora devo prendere appunti? No, non leva sto cazzino, qui no. Ok. Mangio pieno. Senti, ma possiamo fidare di te noi? Certo. Perché io ho conto del potenziale dentro di te. Io ho un sacco di potenziale, bro. Sono splecato qua, eh? Perché non le facciamo? L'ho notato. Io volevo fare muovere le grandi gilli senza fare cazzo. Questo abbiamo potenziato. Quindi tu vuoi metterti dalla parte dell'internet, insomma, della logistica. Mi piace l'abba, sì. Amico di tutti, ma amico di solo. E diciamo, fare cose losche, guadagnare un sacco di soldi. Pianificare qualcosa, insomma. Sì. Hai idee? Io come certo, ora non ho le idee. Dimmi. Per ora stiamo... Diciamo, un certo chiotto è il tipico ragazzo. Ciao, Tittino! Che... Dove tu l'hai? Dice qualcosa, lui, i suoi amici l'hanno. Loro ci potrebbero sfruttare le mani. Non ho capito, Giado Yotto cos'è che lui fa? Lui è pure peggio. Non ho capito che fa Giado Yotto. È uno che si può sporcare le mani facilmente, nel senso che non ha paura di un cazzo. Perfetto, quindi lui è quello che va in prima fila a fare le cose. Beh, io anche ho una certa età, potrò sembrare vecchio, ma sono cazzuto come la merda. C'è sta, si vede che hai fatto palestra con il giovane. E dopo che saprai la mia storia, direi anche te che sono come mi sono descritto. Ok, arriviamo ai fatti, Ola, blow. Dì a me, io ho tutto lecco. Devo mettere su un qualcosa, un teatrino che colpisce e riesce sempre a scappare. Un trenino? E bello, ma non capisci un cazzo, porca puttana. Ah, boh, tu faccia un po' che sglacchiola, tipo. Teatrino, cazzo, Teatrino, ok, ora ho capito, oh. Ecco, dimmi teatrino, cazzo, andiamo nei dettagli, senza troppi giochi di parole, oh.
Ciao, non capisco bene, Pelicano. Beh, stare su di una bella banda. Ok. E poi? Soltanto che serve la tua massima... La tua massima... Serietà, disponibilità. Di tutto. Collettezza, chiarezza, limpidezza. Ho studiato tutte le parole che finiscono con essa in corso di altro giorno. Primo che ho visto del potenziale in te. Già da quando mi hai detto che vuoi aprire un cazzo di strip club per asiatiche. Quello lo farei quando diventerai ricco. Dopo che tutti insieme saremo diventati ricchi. Sì. Hai capito? Tutti ricchi, per dei soldi, eh? A proposito di soldi, un attimo che devo vedere un CV. Pronto, sono Nick. Sono Nick. Ok, mi trovi qua. C'ho giacchetti da scolaretto del cazzo. Ok, dimmi. Scusami che devo vedere due curriculum a un tizio adesso. Però ci sono. Dimmi, se vuoi continuare. L'ultima cosa che ti voglio dire. Dobbiamo vedere un giorno. Insieme anche a giorno tu. Già due yacht, ok. Ecco già due yacht, sta arrivando. Ah no, non è lui quello con felpa blu. Ho visto qualcosa di occhio. Ho visto qualcosa di occhio. Porca puttana, però. Cioè, voi giapponesi ci avete la coda dell'occhio che mi arriva dietro alla testa. Certo, io ho sempre pronto a tutto. Devi stare attento quando l'ama arriva da dietro. Mi piace, porca puttana. Mi piace. Se, aspetta, scusami, blu. Devo servire il tipi. Li ordina i te. Togliamo. Ciao a tutti, benvenuti, Nicky. Uè, Tomerick, let's go. Cina, ogni volta mi fai aspettare qui. Oh, no, mi chiamo Cina, mi chiamo Lich. Per gli amici Dragone, anzi Drago, ok? Allora, ragazzi, no, una tuo volta... tuo padre è più simpatico, mi dispiace. Mio padre è molto, ora ci sono io. Nuova stirpe, nuova generazione. Chiuso tutto, caput, se ne inizia, cazzo. Cosa sono mangi, tutte cosa parole bevi? Strane, voi. Cosa mangio, cosa bevo? Sì. Fammi guadagnare soldi in nome di mio padre, fai? Vabbè, tuo padre mi deve tanti quei soldi. Sì, ormai molto, non mi ha lasciato l'eredità. Ma ci sono le carte, vai tranquillo. Ok. Tu guadagna, dopo tornerà tutto. Ma ancora, tu mi metti in mezzo in cose di mio padre, non si fa così. In antico Giappone dire, tutto quello che succede prima non deve continuare dopo. Guarda, arriva un altro giapponese, mo. Davvero? Sì. Che figo, non ho mai conosciuto. No, che cazzo dice uno sbillo quello? Comunque, dai. L'altro. Guarda, dai, se vuoi mangiare, dimmi là che se no dobbiamo fare. Non lo so, che cazzo avete qui? Non ho mai capito. Voi hamburger, pollo fritto, patatine fritte. Oh, dammi il pollo. Ok, e... no, chiamami quando vuoi, eh? Huh? Certo, c'è il mio numero, ciao bello. Se, pollo Pepsi. Sì, sì. Voi ragazzi? No? Io in realtà sono pieno, però dai, prendo qualcosa. Allora, Polo Pepsi sono 500 dollari. Dai. Benvenuto, gente Nicky. Un attimo e sarò subito da voi, huh? Giusto tempo di spegnere il fornello e dare cibo a mio amico qua davanti col capello carino. Come? Che hai detto, Rich? Non ho detto niente io. Buon appetito. Il prossimo, un attimo, agente che forse c'è prima, signore Coso Blu. Buonasera, benvenuto a Ricky. Cosa mangiare? Cosa bella dire, beh? Oh? Io volevo un whisky, per favore. Un whisky? Quanto non lo so ce l'abbiamo, dovrebbe essere qua nel frigo. Non abbiamo più whisky, però abbiamo botto di altre cose. Vuoi la leggo? Signore, cosa c'è da mangiare e da bere qui di buono? Agente, abbiamo tante cose. Hamburger bullito, caspaccio, dog, insalata. Bullito! Bollito, non bollito, è bullito, quello è l'otolino. Ah no, non mi piace, mi fa... Aspetta, scusate cliente, tu... agenti, ma voi siete in servizio, avete urgenza? Devo servire prima voi no, o... No, non siamo... No, non si preoccupa. Allora, datemi un secondo che facciamo decidere l'alcolico. Oh, questo è pesano tuo. Cazzo, tu sei asiatico? Sì. No, tempura, lui tempura. Io. Ma tu no, giapponese? Sei giapponese? Sì. Oh, che fico! Tu primo giapponese! Io cercavo comunità no, di giapponesi! Tu sì. Sei cinese, non giapponese! Oh, lotto cazzo! Io sono giapponese! L'accento cinese! Fa culo, anche a te ti dicono che sei cinese e sei giapponese! Sì, pure a me! Abbiamo sei coreano, non è che sei coreano! No, allora, io sono giapponese. Allora, io sono nato in America e cresciuto in quartiere giapponese! È per questo che parlo così, eh? Abitudine! A te chiamano tempura! Ma è freddore, lei! Un po'! Ah, ok!
Ascolta, scusate, non la volta. Ah, signore, la vuole Jägermeister, il signore alcolizzato? Chi è alcolizzato? Ah, il signore Felpa Blu. Dai, ho già lavorato troppo, ho già veduto tutte le cose e sono già stanco. Signore Felpa Blu, cosa vuoi? Ma tu non dovresti mai stancarti. C'è chi la vuole e chi no, gente, cosa le devo dire, che cazzo? Ma che sei, un caso raro tu. Hai venduto due Pepsi e sei già stanco? Sì, cazzo, quella che ci vuole un sacco di forza per sollevare la lattina. Tempura qua fa 24 ore su 24 senza mai fermarsi. Appunto. Vabbè, ascolta, il signore lì non consuma più. Cosa volete voi, agenti? Ditemi, oh, faccio io ancora mole. E cosa c'è di Giappo? Di Giappo abbiamo un po' di cose, o la dico. Asiatico abbiamo... Leso, ramen, abbiamo la zoppettina di verdure molto carina, abbiamo ulamaki, due tipologie di ulamaki, nigiri al salmone, nigiri al tonno, osomaki. Buonasera agenti. E basta. Buonasera, lei non è freddo signore? Io? Sì. Io sono una crema. Si vede. Abbiamo anche crema, oh collega, tutto a posto. No, no, non mi serve la crema, ha detto sto una crema. Per me 2 udo. Ah, pensavo che voleva la crema. Ulamaki 2? No, no, no. No, no, udo, nulla. Fammi mettere una frippetta, oh. Non abbiamo noodle. Non avete noodle? No, non c'è la noodle. No, cazzo. Ma lei è asiatica e non fa arrivare i noodle qui. Signore, io sono semplice dipendente del cazzo, lo decido io, mi spiace. Devo salutare un amico. Una richiesta. Vabbè, allora vanno bene 2 ulamaki, vanno bene. Okay, allora 2 ulamaki. Cos'altro? 2 ulamaki? Pure a me, pure a me. 4 ulamaki. Faccio conto unico? Sì, sì. Sì, pago io. Da bere, per me 2 Pepsi. Perfetto, ci abbiamo Pepsi. Aurelia! E poi? Per la signora agente Scottex? Oh, come cazzo mi fai a conoscere tu? L'ha nominato nome adesso, che sì, cazzo? Sì, l'ho fatto io prima. Ah, non è vera bugia. Sì, ho sentito... l'ho nominato nome. Sprite, Coca-Cola, Pepsi. Oppure cioccolata, cappuccino come i tedeschi. Sprite, Sprite. Ok, quindi 2 Sprite. Senza la linguetta però, perché quella a volte è sporca la linguetta. Okay. In bottiglietta di vetro. Gliela pulisco io, quella. Allora, 4 ulamaki, allora. 2 Pepsi e 2 in Sprite. In vetro? Sì, se mi metti anche 2 nigiri in più. Ok, subito. Grazie. Ci allora. Fa un bel cartoccio pure. Tonno o salmone, nigiri? Salmone. A me tonno. Ma tu che cazzo vuoi? 2 nigiri sono per me. Ah. Ok, sono $2500 totale. Prego, faccio fattura. E per il cane niente? Il cane ha mangiato più di tumori. Il cane pesa 4 volte. Se, vedi, vedi là quanto è grande. Vedi, c'ha fame, c'ha fame. Rich, della bajo. Offri alla gente una banana se ce l'hai da parte mia. Oh, banane le prese tutte tu altro la giorno. Banana, se vuoi te la metto lì dietro la pianta. No, no, volevo. Cazzo, volevo offrirtela. Se vuoi, no, non ce n'è dietro al cespuglio. Banane ferite, di qualcosa di simile c'è cioè Wurstel di hot dog. Oh, sì, sì, io la tengo un bel bounty. Sì, offri di un Wurstel, io offro io. Ascoltate, gente, vi devo dare le cose una alla volta che non abbiamo i vassoi, ok? Bene. Quindi dovete avere pazienza che avete preso un botto di cose. Ah, sì. Oh. Agenti, come va la volo in città? Bene, bene. Criminalità? Malanza? Malanza? Se ti vuole chiamare criminali, chiamiamoli criminali. Sono tutte pipettine, vero? Esatto. Sì, sì, sì. Che scalzi. L'hanno preso da te. Comunque, raga, vi ho dato, vi sto dando le cose un po' che tiro. Ve le dovete ripassare. Sì, le abbiamo tutto il tempo. Cioè, ve lo date un po' a metà, sì, vedete sì, voi. Poi ci passiamo a noi, tranquillo. Ok, vi ho dato tutto, signori. Grazie per aver scelto Ricky. Huh? Oh, tu mi stai truffando, cinese. Qualcà? sono perché? Giapponese, non cinese. Che cazzo? Cinese, giapponese, quel che sei. Se, secondo me. Aspetta, controlla tuo collega che vi ha dato tutto. Ah, ci mancano 2 di cibo e una gara. C'hai tutto, una c'hai tutto. Tranquillo, io ho la persona seria, non te lo fa nessuno. Guarda, il cane si sta arrabbiando. Ma cane è vostro? Sì, il mio. Che carino, come si chiama? Scommetto Jack. Peter. Come? Peter. A posto, quanto cazzo di cibo c'hai in tasca? Io lo offro in giro. Portacci tua. Ciao, cucciolo, grazie per la valcettore che...
Sì, ma non ti ha fatto niente, cane. Secondo me dovresti fare qualcosa. Manca un po' di acqua, puttana. Non ti ha fatto niente, niente. No, no, te lo ha addosso. Sì, ma non gli hai dato nemmeno acqua, niente. Forse non gli piace a Dole di Asia. Ah no, che poi se sarà collegato così. Andiamo su. Plotto! Sì, non andiamo bene. Dove sei? Sì, ma gli fai il Jägermeister al signore qua che sta aspettando? Il signore prima non mi stava considerato, signore, quindi Jägermeister, sicuro? Senti? Sì, va bene, va bene. Ok, allora, $100. Ecco qua, fattura. Mi sa che qualcuno è molto affamato qui. Salve. Hai crampi. Gina, ci muoviamo qua. Su. Ecco qua. Oh. Efficienza, veloce. Cilo, se mi chiami di nuovo, giuro che ti blocco, non ti rispondo più. Eh? Sono dovresti essere iper efficiente. Dove sei? Sì. Sono di idea. Dammi un attimo, sto vedendo, sono solo con cliente. Appena mi leva la levo, cazzo. Che cazzo, non c'è la pazienza. Poi è vero, che cosa mangiate? Cosa bevete? Il signore ha. Se tranquilla, il signore è qua solo per le coglioni. Due, faccio andare. Io? Sì, fai tu. Sono $1000, faccio fattura, contante, sì? Sì. Ok. Però Ricci, com'è morto tuo padre? È meglio che non te lo dica, ha fatto una brutta fine. Del tipo, che gli è successo? Fa un po' ledere, ma è verità di fatto. Vai, racconta. È molto strozzato mangiando noodles. Non c'è niente da ridere, questo è serio a questo. Ti ho sempre detto che era un meme. Fa culo. Tanto io non ho più il padre, strozzo. Grazie. Ma sì, ma tranquillo. No, aspetti signorina, mancano le coca. Cazzo, ma quanti anni aveva? Non mi ricordo più. È molto alta nell'età di 32 anni. Arrivederci, grazie per la scelta, Ricky. Eh? Sì, ricordo che era più giovane di me. Ok, aspetta, devo fare un'altra cosa ora, signore. Dove è il dirale? Signore, non lo vedi che è conciato? 3-3, signore? Sì, sì. Ok, nessun problema. Fala subito! Buono deve essere, che sono molto affamato. Sono $1500. Vadi. 32 anni. Ancora. Vado a prelevare, signore. Eh? Per favore, mi serve il cibo. Si deve muovere. Guardi, può prelevare laggiù. Eh? Non ho la carta di credito, sono appena andato a prelevarli. Cilo, dove sei? Cilo! Scusi, qualcuno a $1500 a prestarmi. Controllo. Qui dietro. 100. Ciao martello nero. Ciao. No, Tittino l'abbiamo già salutato. Comunque, ciao di nuovo, Tittino. Mi fa muovere. Oggi raga un sacco di soldi, eh. Provate oggi ragazzi, cash money, let's go facciamo. Grazie martello. Quella altezza vuole di fabe. Aspettate ragazzi che devo fare una cosa. Scusi, mi puoi dare 1-1. Yo, cielo. Dai, allora, passa documenti. Comunque, ne puoi fare solo uno al fuori. Solo uno, ok, 3000. Quale vuoi dai due? A presto c'ho 2500. No, fratello, ho 3000 o niente, perché sei una settimana che mi iscrivi, quindi deve essere pagato giusto, eh? Ok, un attimo. Non prenderlo sul personale, però funzionerà così. Un attimo, aspettami qua. Ti ho già dedicato tipo un'ora di tempo. Che cazzo, basta, oh. Trovato soldo? Ah, ci stai passando tu, Jack. Mi dispiace, però no, aspetta. Stavamo facendo un open bar da 200.000. Porco, chi sta facendo? Chi sta facendo open bar? Volevamo fare l'open bar, adesso lo facciamo qua a Ciro, come ha detto che si chiama il suo collega. E quindi te, Ricci, mi dispiace, però no, non è Ciro lui, Ciro è un altro. No, signore di open bar, tranquillo. Non sto capendo un cazzo, comunque fate come volete. Non ho capito, signore dell'open bar in qualunque caso. E al ragazzo okay, dagli 1-1. Questo qui ho pagato io. A quale? Questo 3D? Quello un po' ingoblinito. Ok. Grazie. Aspetta, bro. Dimmi. Mi copri 5 minuti che devo fare una piccolissima pausa dietro cespuglio. Allora, Bianna fa cacca. Sì, una cosa di questo tipo. No, devo parlare con una persona che sennò mi
prolungo. Dammi un attimo che segno il cartellino e tutto. Sì, non mette manco l'ora di uscire, tranquillo, che sto io. No, ma tanto te lo davo 5 minuti, sono qua dietro. Ascolta, blocco delle dine goblin. Non ci stanno roba in tasca, mi sa tua, velo. Aspetta. Hai le tasche piene? Controlla. Io? Sì, non riesco a darti Coca-Cola, cioè... ho le tasche vuote. Ah, ok, l'ho fatto. Ok, ah, buon appetito. Aspetta, blow. Ciluzzo! Dov'è Ciluzzo? Huh? Goblin! Ah, scusa, Martellone, dicevo, ciò sto seguendo la serie su YouTube dagli Elici come l'inoceronte, dicevi. Martello, ci sono tanti altri video di Hitler RP che usciranno, tanti altri su Real M, e ora sto giocando su Impero. Devi sapere che su YouTube esce roba un po' più vecchia rispetto a... a quello che sta succedendo in tempo reale, nel presente, mettiamola così. Vado un attimo a ritirare 500. Dai, muovete veloce, cazzo, che qua io ho casirato. Ti porto, ti do un attimo il documento già. Bravo, inizia a darmelo. Quale vuoi dei due, concessionario o Bennis? Bennis. Ok, vai. Aspetta. Se me lo accettano, perché io già lavoro adesso al concessionario a New York. Ah, hai trovato posto? Non lo sapevi? Stai urlando, patato. Scusa. Non era vero, era la sua privacy. Un attimo, è qua che non mi fa passare. Aspetta. Quando stai lavorando, dai, sei contento. Ti vado out list. No, prendimelo tu, vai. Non me lo fa prendere. Allora, questo qua uno ne hai, velo. Documenti, sì. Ok, dai, vai a prendere i soldi che te lo faccio veloce qua, eh? Ti piace sta moto? Molto carina. Chi è carina? La moto. Allora, raga, facciamogli il documento, che gliel'ho già fatto fuori stream. Quello del Bennis vuole, mi ha detto. Perché non va? Troppo lungo. Non va più. Che palle questa cosa dei documenti, eh. Avevo già il link pronto per ficcargli l'immagine e risolvere. Meccanico, eccolo qua. Vediamo se la riesco. Ecco qua, Ciro Esposito, let's go. Diablo! Documento pronto. Aspetta, okay, che te lo rinomino. Allora scrivo Cilo Bennis. No, Cilo Meccanico, va? Così se lo vede ad altri meccanici. Cilo Meccanico. Ok, sarò 3000, blo. Ok, aspetta, non riesco a dartele, prendili tu. Ah, beh, hai fatto un bel affare, perché ti ho anche modificato un po' quello che hai scritto, che l'ha scritto col culo. Io dal concessionario ho tipo queste questa moto è a bit. Ah, sì? Sì, là il direttore prende e le mette in esposizione, io posso prendere tipo questa qua a bit senza targa. Feca, eh? Occhio ai sbelli che ti fermano, eh? No, fai vedere com'è. Bello, bello. Fico, ti ho colletto, messo un po' di virgole e un po' di punti, che tu e la punteggiatura mi sa che non andate molto d'accordo. Ok. Va bene, ci Vai. Vediamo, grazie oh, mille. Vado a leggilo, ciao. Ciao, ciao. E niente, ragazzi, $3000 easy, così.
Te li fai in mezz'ora mungendo vacche, $3,000. Ecco qua, Vestal, scusa. Tranquillo, tranquillo. Sta palatepola, io faccio giro. No, vabbè. Una domanda. Dove è Toto? Come ti chiami? Mi ricordo. Ah, ok. Yes. Lei è originario di? Io sono nato in America, ma in quartiere giapponese, perché mio padre è giapponese. Quindi San Francisco ha vissuto lì per tanti anni e per questo motivo ho sembianze e parlata giapponese. Però sono tecnicamente nato in America, eh? No, ma infatti è americano, lo conosci abbastanza bene, se. Se, ho un po' di slack, ce l'ho, wow. Yo, bro. Ah, se, tu cosa fai in tua vita? Io? Se. Vendo le macchine. Vendo le macchine, sì. E i lampadari. Dai, vabbè, no, e che concessionale alla voli? James, Civico 200. Civico 200, devo prendere nota, cazzo. Quando faccio soldi, fra mille anni potrò venire a comprare un'altra macchina. Ok. No, ma ne vero, ci sono anche macchine accessibili a tutti. Sì? Ma tu sei James? No. Capisco. Ma sei proprietario? No, sono un vice direttore. Ah, vabbè, è comunque un buon ruolo. Eh? Ma sì, do una mano a loro quando non ci sono. Ascolta, c'è concorrenza di altri concessionali? Ma qua in città non tanto. Però so che magari la gente che con più denaro va a New York, non so. Ah. Sai, quartieri più con più dindi, alto locati, wow. Esatto. Aspetta, scusa se te lo posso discorso un attimo. Collega, ma hanno dove l'ho fatto il open ball? L'open ball? No. No, quindi non sono chiacchiere, ok. Sì, si sono immaginavo. Fanno la finta, vedi. Ma chi le doveva fare open bar? Ah, che ne so. E poi un'altra cosa. Scusa, mi sono dimenticato tua roba, collega. Titi. Sì. Cazzo, aspetta, devo memorizzarlo bene. Titi. Come l'uccellino giallo. No. Faccio associazione di te. Ok, però che non confonde perché è un attimo. Sta girando Rumino. Altro giorno? Io? Sì. Aspetta, ascolta, questo è importante. L'altro giorno ero solo lavorando, tipo pleva. Sono arrivati un gruppo di 15 malanza. Ci rase qui, ci rase qua, dacci da mangiare qui, dacci da mangiare là. Alla fine dei conti io sono stato, come dire, molto rispettoso. Però mi sono preso un pugno da un tizio e sono finito all'ospedale. E quindi secondo me sarebbe il caso di assumere uno di sicurezza privata. Tu che ne pensi? Cosa pensi? Ci sarebbe. Cioè, allora, ti dico verità, come ti ho fatto vedere ieri, io... Già, la sicurezza ce l'hai. Bambina, qua dentro ce l'ho. Però secondo me non basta, perché in 10 non li attello con questo. Se gli avevo uno stronzo col taser, lo vedi questo tipo. Anche perché se inizi a tirare le idee. Oh, stanno a ballare, stanno. Che balla. La mia tecnica potrebbe essere niente, sì. Oh, tipo che ballano. Volete andare a fare colpo? No, Titti già ha fatto colpo. Ah, tu fidanzato, oh? Io? No, sì. No. Come no? Dai, no, non essere timido, dimmi chi è tua ragazza, eh? Fammi vedere le fotine, no. Osè di tua ragazza, dai, non dico niente a nessuno. Fammi vedere, non dico niente a nessuno, oh. Ma non ce l'ho la ragazza. Ok. Fanno gli stessi discorsi che fa mio nonno. E fa, anche la ragazza, io faccio, guarda, non ce l'ho la ragazza. Ah, no, ma la presenti. Ma poi, scusa, se ce l'avessi, non è che, cioè, sono anche affari miei. Sì, quella roba dei congiuntivi strani. Titi, ascolta. Cazzo, mi sono dimenticato cosa volevo dirti, l'è importante. Ah, sì, Sofia, a proposito di ragazze. Che cazzo ne so? Becca, direttrice non si fa più vedere, direttori non si farà vedere. Io, vabbè, devono pagare, scorsa settimana avrò guadagnato almeno $3,000, sono un sacco di soldi, cazzo. $3,000? Vabbè, 2,000, bro. No, 2,000. Ah, io 90. Vedi come c'ho di più in banca anche se non lavoro. Ti hai preso 2000 davvero? Hai guadagnato 2000 davvero? No, mi avevo un po' di più andato. Ah, ok. Boh, vabbè, devono ancora pagare. Tu guadagni un sacco, perché non mi assumi il concessionario a blow, dai? Perché siamo pieni al momento. Ma che palle, mandane via un paio, vengo io, sono più bravo, cazzo, guarda. Mo vediamo. Sono tutti molti quelli. Perché qualcuno viene assunto, poi viene Nora, poi viene. Esatto. Ma com'è pagata? Settimana, sul venduto? Come funziona? Sulle vendite.
E quanto si può guadagnare, tipo? C'è una percentuale in base alle vendite. Tipo 20%, 10%. No, sì. No, i stagisti è tipo il 5%, mi sembra. Che merda. Beh, oddio. Sì, ho capito, ma non è che vendiamo roba da 500, eh? È quello discorso, non mi ha detto che roba non troppo lusso, quella che vedete voi? No, per il momento. Scusa, macchina più meno costosa quanto può costare? 14.004. Quanto cazzo fa il 5% di 14.000? 14.004, 5% è 7.100. Oh, no, 7.200. 7.000 è una botta, volentieri. Ma chi è 7.000? Quello è il 50%. Non ho capito, quant'è? 14.000, il 5% è 7.000. Ah, no, è 700. No, allora 50. Diciamo che... Sì, però capisci tu, magari ti viene uno che ti compra una macchina da 1.000.000... Sì, sì, quello sì, botta di culo, certo. Sono 50k, però... ancora no, perché ancora sono tutti in fase di accumulo. Esatto, a livello magari... momento, dici. Magari invece che uno che ne compra una da 1.000.000, ce ne stanno tipo uno che ne compra 20 da 100k e siamo a posto. Ed è proprio quel momento che tu assume le me, eh? Scusate. Ehi. Rich. Dotto. Quante volte ti devo dire che non puoi prendere la cazzo in braccio così e portarle via, eh? Ascolta. Mi ha già dato una stecca in faccia. Oh, basta gravare la situazione. Offri che cosa mangiare davvero. Cosa mangi? Cosa bevi? Insalatina? Coca-Cola Zero? Ma come? Così più pregiato? Ma... Non... ma basta offenderlo. Cosa più pregiata in assoluto? Sì. Ora controllo cosa ho di pregiato, eh? Per signolina. Allora, listino cose pleggiate. Vediamo un po'. Due benighiri. No, non c'ho i milioni però. Ma raga, avevo due canzoni accese. Itlim. Che c'è? Oh, Blow. Eccola qua, eh? Come stai? Ah, niente. Quando balliamo, Blow. Ora balliamo, aspetta. Devo fare una cosa. Tu sei la volale. Piace il pesce alla signorina? Le gira il salmone, le gira il tonno. Mi piace il pesce. Ma ti pare che mi piace il pesce. Oh, ma perché capita sempre male voi? Stupidi occidentali, cazzo. Mi piace il pesce. Sto piangendo più le chiedi se piace il pesce, ma che cazzo? O vuoi un bel croissant? Le più carine, voglio mandare un croissant. Vuoi croissant? Oh, ma c'è la gente babbo Natale col cucchino. Ehi, Babbo Natale. Ok. Ok, la signora è classe. Ehi, codino, Babbo Natale. Coca-Cola? Sprite? No. Ma l'hai drogata? Io adesso la droga della mole. Sono responsabile? Sei responsabile? Buonasera. Benvenuti. Siamo due baristi. Oh, se non mi dici cosa vuoi, che cazzo? Allora, dagli ste cazzo di croissant e... È una coca, dai. Aspetta, può venire un secondo che non si... Super di frutta, un caffè... Non so, croissant e coca. È buono. Un croissant e cola. Oh, fa culo, ho sbagliato fattura. Ti ho fatto 50.000 dollari di fattura. Ma che cazzo è? Pagarle tutti. Croissant fatta d'oro. No, 250 croissant e 250 Coca-Cola. Oh! Dai, passa lì. Signore, non so se riesco a passargli se la tieni così in blu. Ah no, sì, va bene, fermo. Okay. Non tirare il pugno. Ecco qua, buon appetito, signore. La classale è ben falcito, c'è tanta clema dentro. Tranquilli. Tutto bene, Dov'è Maurizio? Ciao Karim, ciao Rich, io sono un nuovo follower e vorrei rimanere in live ma devo recuperare tutti i video di YouTube tuoi. Appena arrivo al tuo punto vengo in live, grazie. Karim, te lo dico papale, non arriverai mai al punto di raggiungermi a meno che ti squagli 1000 live nel giro di una settimana. Tieni conto che ora sto giocando in un altro server da una settimana, quindi se vuoi... rimanere allineato con quello che sta succedendo attualmente, ti consiglio di venire a vedermi direttamente in live.
Sei curioso di vedere cosa succedeva anche negli altri server, guardicchiati anche i video degli altri server che escono piano piano su YouTube. Cristiano, in realtà raga, le live che stanno uscendo ora su YouTube sono roba registrata un mese fa. Karim, non ho mai giocato su Italy, su Iter RP dici? E comunque ragazzi, nuova funzionalità, let's go, facciamolo! Controlla il gioco donando bit. Scopri di più digitando punto esclamativo controllo in chat. E fatelo cazzo, dai, chi mi controlla ragazzi? Solo per provarlo. Non voglio money grabbarvi, è solo per vedere se funziona. Tipo, chi vuole donare 201 bit per farmi ballare lap dance di fronte alla polizia? Vediamo se funziona l'automatismo. Quanti messaggi sto mandando al procuratore Cooper? Cioè, secondo me arriva il momento che sto povero Cristiano mi prende e mi blocca. Mi sembra nessuno. Ah, vedilo il Porsche nero. Forse domani ti posso donare 95 bit. I risparmi di una vita addirittura. Ma è veramente tuo, Paul Schnello? Sì, sali, merda. Che figo! Cazzo, è l'unica macchina che vi stava attilando, cazzo. Sali, merda. Sono alla volo, bro. Dai, sali, merda. Se mi porti in un posto fico a fare le cose fiche, vengo. Ma ha bisogno di una mano? Ah? Ma non risponde nessuno in radio, dai, valo. Al volo, ciao. Bro, se dai, mi porti in giro a fare un cazzo, dai, non vengo, come ieri. Fa culo! No, non c'ho voglia, raga, Maurizio. Fa culo. Davvero a fare un cazzo. Chi è questo ragazzo? Ciao. Ma... io devo andare a fare un po' di shopping. Tony Shark. Ci vieni? Sali. Un attimo, devo risolvere il problema con la ragazza. Ok. Certo non vado con Maurizio a fare shopping. Ed eccoci qua. Tutti assieme a parlare della criminalità della città. Oh. Agente? Sentire me? La sentiamo, indica. Ascoltate, informazione di servizio. Sapete se si può già richiedere porto almi e robe così? Negativo. Avete preferenze? Dolce, salato? Basta che l'abbiamo dato. Light. A quello sicuramente. Oh, me la puoi rifare, scusi, che non è... Stavo un attimo, sì, un secondo. Ecco. In Almeria invece si può acquistare Taser, che non credo salva porto almi. Non c'è neanche per me aperto. Ok. Va bene, grazie per l'informazione, grazie per aver scelto Ricky. Che arriva la gente? Sì, eccolo qua. Ok. Guardi, alzo le mani così fa prima, venga qua. Mamma, la amo. Sì, che non c'ho voglia nemmeno io che si metta lì ogni volta. È un uomo questo. Ok, lei vuol alzare le mani, gente. Aspettiamo un secondo, tanto. In verità sti euro qua, tipo 1-2 euro, me li farmo con un'app Google vera che rispondendo a sondaggi regala centesimi. So che strano ma funziona. No, ci sta, conosco le app di sondaggi, quelle robe lì. È che ci metti una vita a farli. E li converti in bit, quindi. Te li sei convertiti in bit. Giusto. Buonasera carissimi, benvenuti Ricky, prego seguitemi. Salve, salve. Cibo migliore della città lo trovate solo qua. Posso immaginare, posso immaginare. Cosa vende? Cosa mangiare? Cosa belle? Dile me, io fale. Dipende da quanto viene una da bere, una da mangiare. In pratica 250 mangiare, 250 belle. Quindi sommi tutto e facciamo totale. Wow. Ah, prezzi allineati di città sono questi, mi spiace. Non abbiamo offerta del giorno oggi. Maledizione. Però le assicuro che c'è tanta scelta e le cose sono veramente buone. Faccio io con mia manina. Allora sì, allora sì. Allora per me, per favore. Vi piace il pollo flitto? Alla signorina piace il pollo flitto? Ah, penso di sì. Signori, mi senti? Sentire, mi senti? Ma... sì, 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 ti senti? Mi sente? Ah, sì, stava ben svegliato. Potevi da, signorina? Ascolta. Sì, sì. Okay, sì. Okay. Sì.
Ok, ascolta, io propongo questo. Per signorina insalatina e Coca-Cola Zero, così teniamo questa bellissima linea. No, e per il ragazzo, un bel hot dog e una sprite, così continuiamo ad andare. No, mi servono più proteine. Pollo voglio, per favore. Ok, pollo e Coca-Cola Zero e signorina. Anzi, bugia, no, da mangiare ce l'ho due da bere, mi dovresti dare, quel che vuoi. Io avrei il pollo fritto e da bere cosa c'è? Coca, Sprite, Pepsi, cappuccino. Hai una semplice cappuccino, acqua? Cappuccino. Acqua l'abbiamo finita, qua non si vede acqua. L'acqua è per sfigati, noi beviamo solo roba schifosa tipo alcol e bevande zuccheline. Oh. Allora dai, allora pollo fritto e Coca-Cola Zero. Allora, pollo fritto, Coca-Cola Zero e per il signore abbiamo detto due Coca-Cola Zero? Sì, ma se non abbiamo contatti è un problema? Sì, è un problema perché paghiamo solo contatti. Oh. Tremendo. Allora, però ascolta, vai tranquillo che c'è. No, carta non funziona qui, non prende poi in spiaggia. Huh? Ah, dove è Napoli? Guarda, sì, guarda che c'è posto qua vicino, se guardi in mappa lo vedi, vai anche a piedi. Huh? Al 302. Okay, sì, qua vicinissimo. Andiamo, corriamo. Grazie mille. Prego. Ciao. Oh, bro, scusami, ti sto prendendo clienti, ma vuoi che ci alterniamo? Facciamo uno a testa? Te. Edge. Oh. Gioventù bruciata. Perché? Mi serve un aiuto. Che è succedo? Aiutami. Aspetta, cioè, allora ti leggo, che c'è Dominic che mi trolla. Farei perdonare te, ragazzo. Se, ti aiuto io, dov'è tipa? Huh? Quella lì. Ok. Oh, Titi. Dimmi. Ma vuoi che ci alterniamo per i clienti? Vuoi guadagnare la che tu immagino, no? Non voglio fare. Ma che... Non voglio fare il balista che si fonde tutti i clienti. Ok. No, perché il primo giorno che sono entrato in servizio, secondo c'era tizio che se li fotteva tutti, non mi ha neanche chiesto di alternarli. Andava lui e basta, e ha detto: oh, blo, quella sì, che c'ho qua per lavorare anch'io. Famo una capoccia, famo. Ma ah, non okay, vedi questo che vuole. Ci alterniamo allora. Devo convincere tizia. Aspetta. Signorina, fermati, posso spiegare. Mio amico, delle volte non trattiene la labbra. Per quello sta facendo dei corsi di yoga con me. Se vuoi, dagli fiducia e tutto passerà. Scusa, ma basta cambiare per un pungible. Però... No, non è vero, io l'ho detto che era involontario. Sì. L'hai tirato a pugno? Ma non apposta. Ho degli spasmi muscolari, se ne avevano a fine questi spasmi. Fidati di me, signore, passerà tutto. Noi stiamo facendo corso di yoga, ok? Mi sa che devono essere un po' più intensivi questi corsi di yoga. Sì, è solo al primo e non me l'ha neanche pagato. Al secondo andrà tutto meglio, te lo assicuro. Fidale di me. Ma mi sei peggio di tuo padre, te. È un bravo ragazzo, no? Ma tu ti devi far pagare, sei un cretino che mi devi pagare. Ah, perché io attendo al momento giusto. Tu non attendi al momento giusto. Namaste. Capito. Ok, bene, ora che avete fatto pace posso andare. Ma ti pare che abbiamo fatto pace? Mi deve un favore. Ma ti pare, guardala come è arrabbiata. Ma che ti devo favore, l'hai fatto un cazzo. Ehi, tu ascolta me, ho costo mio, te ne esci, ok? ciao, allora ci sei. Che fai tutto impalato guardando il nulla? Stavo vedendo delle cose tra i miei pensieri. Ok, ma noi non ci conosciamo, vero? No. Ok, io lavoro qui, mio nome è Lich, oh? Puoi chiamarmi Drago, della Ghetto, della Gola, come vuoi tu? C'è il mio collega qua disposto se ti serve qualcosa da mangiare. Va bene. Ok, grazie per aver scelto Ricky. Alex. Dobra. Ciao, ancora fame? Sì, devo ordinare per mia cugina, dai. Oh, cugino. Che cugino che è quello che li parla il computer, che fa tutte le cose, il cugino. Sì, sì. Che fega. Allora, ricordatemi se siete tizia dietro o no voi. Ah no, aspetta, che a te, Titi. Pamelina. Vado io, vai tu, Titi. Io. Vai, Titi. Vado, vai. Ho una Ah, vedi come accetta. Solo una. Sì, ci stiamo alternando. Beh. Se no ci mettiamo la buona vicenda, capisci? Sì, oh. qua siamo fiscali, qua siamo ci fiscali. Ci facciamo una tipa a testa, in poche parole. Okay. Sono termini lavorativi. Termini lavorativi. Un 2-2. 2-2.
la preferenza. Ciao, i pro dei, i pro dei videogames, let's go, facciamolo! Ah, Cristiana, dicevi, tipo in 2 anni mi sono fatto tipo 10 euro solo con sto sondaggio. Vabbè, Cricciala, so pochissimi, eh. 2 anni, 10 euro. No, i bit ancora non li ho convertiti, mi mancano pochi centesimi e domani dovrei avere un sondaggio. Rich, se ti interessa, si chiama Google Rewards, ho costato un sondaggio, mi sono fatto 10 euro, cioè un pranzo gratis al Mac facendo sondaggi. Ci sta. Oramai li ho spesi, però, ok. Vabbè, ci sta, Cricciala, sì, sì, se... Poi tu che non sei ancora maggiorenne e tutto quanto, che tecnicamente non... te ne fotte niente di lavorare e non sei neanche costretto racimolare qualche soldo così, anche in questo modo ci sta. Devi cambiarlo? Che lavoro fai tu? Mi sa di sì. Vai a lavoro. Che lavoro fai? Nulla. Che sono figo, beata. Mantenuta. Cazzo, lavoro come un pazzo. Mi puoi mantenere per terra, tu a me, tipo. Di conseguenza. Cioè, uno mantiene te e tu mantieni me. Ti è arrivato? No, devo trovare quello che mi mantiene a me. Per adesso vivo di rendita, capito? Ah, ok. Ho vinto la lotteria una volta. Ah, ecco. Grazie. Okay, capisco. Sei New Yorkina o Los Angeles? Santosina. Los Santosina. Ok, let's go. Tizia di ghetto, tizia per bene. Scoprilo. Ok, scopriamolo subito. Non come non puoi dirlo? Perché non puoi dirlo? Tiramelo. Dai, so. Ci guarda che dopo anche lei si arrabbia come l'altra. Tiramelo. Tiramelo. Fammi vedere se sei tizza di ghetto. No, non sei tizza di ghetto. Tu sei tizza borghesina. E anche bisogno di un paio di occhiali. Poverina. Ascolta. Vabbè, dai, rifaccio. Ok. Vabbè, però lontani da tutti. Dai, tiramelo, fammi vedere quanto vali, huh? Che fai? Aspetti che gli altri attaccano. Io non posso picchiare le ragazze, huh? Autodifesa. Ho buon motivo per picchiarmi. Non... Autodifesa, io voglio solo vedere come ti li primo pugno, huh? Ok, ah, sì, devi fare di meglio, huh? Basta, ferma. Basta. Ce l'hai la mazza? Tante cose. La mazza, ce l'hai, non quella lì, della vera mazza. Mi dica un po', faccio vedere. La vera mazza? Non la vera di carne, non la mazza di carne, quella di legno, intendo, cazzo. No, non ce l'ho. Te la devi procurare. Se qualcuno ti rompe cazzo, ce la devi avere la mazza. Lo so che ce la devo vedere, però non è facile. No, mi la non è facile procurarla. Ah. Te la procuro io. Perché? 35.000 dollari. Ti senti che sto di Milano, Ti interessa? No, io di Roma. Tieni conto che in giro la trovi a 40.000, quindi ti sto facendo 5.000 di sconto. E come mai? È Roma a Milano, è un attimo. Perché diciamo che mi piace trattarti bene? Io ci guadagno 5.000, eh? Milano è un po' particolare, 00127. L'ho pagato a 30.000, te la faccio 35.000. Ma io l'ho pagato a 30.000 perché ho conoscenze super strategiche. Il mio palente che mi ha fatto questo prezzo. Vabbè, se ci rifensi... Lasciami il numero. Sì, però la da leggilo che vendo mazze, che c'ho una reputazione, ok? Ok, scrivi 555760. Un attimo, madonna, ma lo sai a memoria? Sì. Ok. Sei di Milano. 4902. Lei, no, aspetta, lo ripeto. 555 760 4902. No. Ok. Mi chiamo Lich. Puoi chiamarmi Drago. Ho dato che sei tu Draghetto. Di dov'è? Ok. Come l'hanno spedito? Ok, chiamami, mandami messaggio quando ti sta bene. Però non andare a dire troppo in giro che vedo mazze, ripeto. Non fa il mio nome, che è meglio. Io sono uomo di pubblico, non sono di quei malanzini che si nascondono dietro i vicoli e ti fanno... Non sembrante. Ti serve mazza. Diciamo che lo sto dicendo più per te, perché sai... c'è molta criminalità in giro. Meglio che le ragazze si proteggano. Eccolo! Ok, dai. Mangiare bene, dicevamo. Sì.
ce l'avete fatta, oh. Si è castrata a testa le post. Lascia perdere, ma non ci vuole fare le cose qui. Allora, dicevamo, tre Pepsi, tre cola, tre Coca-Cola. No, per me due erano due Coca-Cola. Due per te, per la cazza abbiamo detto... Sì, una. Ma... Una è un'insalatina per la cazza mangiale. No, pollo fritto. Ah, pollo fritto. Ok. Sì. Sono $1000. Che faccio fattura? Io, mia. Aspetta, allora ti do la soldi a te, aspetta. Ma ce li ho. Quanto hai? Più di te, sicuramente. No, mi sto offrendo, dai, devo stando. E la cazza non sa play soldi, siamo noi basket sficcati. Ecco qua. Ok. Ok. Grazie mille. Allora, vi passo a cosa? Oh. No, ma va, quanto mi hai dato? Ma quanti fidanzati poi? Sposati. Sposate, addirittura? Che cazzo, mi avete invitato a matrimonio? Lo so. Ci siamo sposati a New York, è un po' lontano da qui. Ah, sì, ho sentito parlare di New York. Ci sono anche stato, al nightclub. Bello. Bello? Non ci siamo mai stati. Carino, no. Però di tipo. Io no, io effettivamente non lo saprei, quindi... Che cioè, sai che è bello? Penso sia bello. Ah, ma tu dici che abbiamo che ti ho incontrato l'altro... Ah, no, non sei no, tu. No, non sono io. No, ma... Oh, fra... Si scoprono gli altalini. No, scherzo, non è ma lui. Ma qui non mi beve niente, ma com'è? Cioè? Non ti beve niente? Io sto bevendo. Ah, ok. In maniera molto allora, lenta mi beve. Diciamo che la tecnica è mangiare le cose e bere le cose per saziarsi bene bene. Yeah. Vediamo. Ma io sto abbastanza bene, in realtà. Poi se hai tanta fame ti servono 4 e 4, mettiamola così. Ok, e no, bene. Dai, ci ce la faccio, dai, ci sta quasi a posto. Okay, grazie mille, gentilissimo. Gentilissimo, davvero. Di Marelli non si cuoricini. No, c'è di che. Ma... Invitatemi quando ho fatto il secondo matrimonio, oh? Ah, sì. Ciao. Ciao, signor Scherzo. Gina. Hai fatto pace, tu? Tu hai peggiorato tutto. Sì? Tu sei inutile. Si è pinciorata tutto. Che cazzo gli hai dato soldi e se n'è andata, vero? Sono tutte no, cose. No, io non gli ho dato niente. No, non gli ho dato niente. Gli ho dato un pugno per sbaglio. Oh, poverina. No, ma che... Le ho tirato un pugno per sbaglio prima. Titi, tocca a te, Ola. Tocca a me ora. Che ti stai mangiando? Dai, accompagnami a fare shopping. Hai fritto con uova. No, prima devo scoprire il suo nome. Me l'ho mai mangiato. Il suo nome? Sì. Ok, allora te lo scopro io. Con tecnica di Nicky. Salve, cara. Aspetta, non venire tu, però. Scusi, segnalera. Qua mi risulta una fattura di prima. Manca il suo nome. Mi può dire il suo nome? No, non te lo dico il mio nome. Così l'annullo. Ma io non ho fatto nessuna fattura. Annullo la fattura. Se è nome suo, questo è un errore di fattura. Chi è che ha chiesto il mio nome? Nessuno. No, era una questione di fattura. Mettiamola così. Oh. Certo. Tutto a posto, ti faccio così lei, dalle fa culo, torno al circo. Ok, quindi non mi dai il tuo nome? Fa bene. Grazie. Torno subito, ah, eh? Non sto facendo niente di losco col tuo nome. Non lo conosco, allora. Sono riuscito a bloculallo. Scusa, magari, ma non la conosco a lei. Ciao, cosa mangiare, cosa bella, di là. È lei che mi mette in crisi queste cose. Ma di... Oh, ma che ho fatto io, mo? Cosa mangiare, cosa bella, di là. Ah, ora qua lei? Sì. Questo vestitino rosa. 250 mangiare, 250 belle. Decidi tu quanto vuoi spendere, quanto vuoi mangiare. Eh sì, è una cosa da bere, una cosa da mangiare. Ok, sono... Aspetta che ti faccio fattura prima di tanto cibo. Hai contatti? Sono 500. Lo sai, ti ho chiamato 3 giorni che ti chiamo. Raga, siamo incubatissimi qua. Ora prendo il taxi e vado a fare shopping. Allora, ti piace l'ISO? Ti piace l'ISO? Sì. Ok, allora ti faccio uno di l'ISO e una bella Sprite. Va bene. Bel mix, eh? Bello americano. Sì, sì. Molto. Cioè, un po' asio-americano.
Ok. Ah, proprio il riso così. Buono, buono, grazie. Sì, 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 l'eso cena. Wow. Perfetto, grazie mille. Ciao. Ciao. Oh, basta che mettervi in mezzo con le tue cose. Alla tipa l'ho detto, vedevi dare il tuo nome che c'è fattura qua, nome tuo, la devo cancellare, la devo correggere. E lei mi fa, scommetto che te che sto tizio lì al bancone, mio nome, quello che mi ha tirato un pugno. Io l'ho detto, no, non è così. E niente, poi l'ho salutata e sono venuta a parlare con te. Non credo se ne sia accolta. Cazzo, ho usato tattica tecnica giapponese, devo farmi vedere, mi sono mosso veloce, ho fatto le cose tutte nella scaletta. Fai adesso? Devo andare a fare shopping, mi accompagni? Esco fuori servizio. Dai, ho sempre questo giubbottino di merda, voglio comprare una cosa figa, accompagnami dai, per favore. Eh? Aspetta un attimo. Se no mi prendo taxi e vado da solo, fanculo, faccio shopping come i single divorziati di merda. Eh? E poi perché cazzo parliamo al telefono? E sei di fronte a me, tu fanculo, sembravo due coglioni. Che fine ha fatto tua macchina? Non sono venuto in macchina oggi, sono venuto in taxi. Come mai? Perché ho dormito lontano dal garage, quindi ho detto fa culo, faccio prima venire il taxi. Quindi sei un ricco che usi il taxi. In realtà non so quanto spendo. Tu l'hai scoperto quanto costa? È gratis. Ah, è gratis? Sì, è gratis. Bella, la cazzo. Dai, fa culo, vuoi venire o no? Andiamo in taxi, let's go. Ma non c'ho voglia di venire a fare shopping di vestiti, sono pieno. Vabbè, allora ci vediamo dopo, io devo andare. A fra poco, ciao. Dopo, dai. Ma perché devi fare? Senti, oh, scusate signori, tete, sto prendendo pausa, devo andare a fare un po' di shopping. Un po' di shopping, che questa giacchetta puzza di roba asiatica. No, che puzza, dammi un attimo da mangiare da bere, che pausa, un attimo, dai, su. Che faccio io, dai, faccio l'ultimo. Ok, dai, cosa vuoi? Basta mettere qualcosa da mangiare. Una cosa mangiare? Quante cose vuoi mangiare? Quante cose vuoi bere? E io dile quanto tu pagare. Wow. Fai 3-3, dai. Ok, allora solo 1500 dollari. Faccio fattura. Dai, attimo. Io sono sempre. Oh cazzo, ah, ecco qua fattura. 1500. E ti faccio. Ti faccio tutte cose diverse, ok? Oggi abbiamo grande varietà menù. Un pollo fritto, un hamburger e un hot dog. E poi ti faccio una Pepsi, una Coca-Cola e una Sprite. Ok? Ok. Preferisci alzare le manine così ti do cos'è molto veloce? Arrivo, aspetta. No, guardo che cos'è, tranquillo, infilo e basta. Calmo. Quello rosa. Esatto. Mimetico soprattutto. Ecco fatto. Buon appetito. Grazie maestro. Vuoi venire? Andiamo. Attenti, ci sono clienti al balcone. Io devo spostarmi. State a de pausa. No, no. Vai, vale. Vado a complimentarmi. Che brutta macchina lotta. Perché non aggiusti tu? Oh? Come rotta? Io la vedo perfetta. Aspetta che ti blocca il tellino. Ah, bella questa macchina, raga. Fa il suono. La ragazza è molto arrabbiata con me. Oh, siete sempre al triangolo? Aspetta, mi saluta la radio. Oh, sì, sempre al triangolo. Okay, stavo timbrando cartellino. Ah, era il telefono. Ah, ok. Niente a fare con quella ragazza. Mi spiace, volevo dire. Che è incazzatissima. Oh, ma vedi, ci sei parlato con me. No, che cazzo! Però... è più stronza lei. Sì, carissimo Rich. Mi devi avvisare quando ero separato con me, che sembrava un coglione, ho parlato col muro. No, non ti ho sentito. Ok. Come stai? Come fanno le cose? Bene, oggi ho venduto un sacco. Forse finalmente riuscirò a guadagnare qualcosa. Sei sempre a lavorare nei locali, insomma. Hai preso tuo padre? Oh, sì.
Volevi fare altre cose, ma non c'è business ancora. Un attimo. I pro, punto esclamativo server. Che non ho sentito. Punto esclamativo server, i pro. In chat. Sì, 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 ci vediamo lì, ci vediamo lì. Che business, che vuoi combinare, piccolo Rich? Voglio fare soldi con roba illegale, basta che siano soldi veloci e indolore. Ma quanti anni hai, Rich? Che tuo padre non mi ha mai parlato di te. Sono passati 31 lunghi anni. E io ho 31 anni. Oh, ma cazzo, Federe, 31 anni. Sì. Sarò figlio legittimo. Che poi non è vero che è mio padre. Okay. Dalla biografia Rich non è mio padre. Perché mi porta a New York? Oh. Vuoi divertirti? Devo fare shopping, devo comprare una cosa nuova. Adesso la compri e poi okay. Andiamo a dire. Ma che cazzo? Scendo dal veicolo. Salve. Mi fornisca una patente. Buonasera, gente. Buonasera. Mi fornisce una patente? Ecco la gente. Grazie, può andare, buonasera. Grazie. Arrivederci, gente. Ma lei cosa fa? Procede in contromano? No, è che ormai... Oddio, ma cosa è successo dietro? Quanti bit costa questa roba? 60 questo. Becchia. Bella quella, mi piace il suono. Questo è divertente, poi c'ho la Tempesta 2 che è fenomenale. Fenomenale? Fantastico. Stai facendo conoscenza? Sì, sì. Ci metto ma lo basele o cazzate? Padre, un po' di tutto, un po' di tutto. Per la Basilea non c'è ancora molto da fare. Non so tu se sei focalizzato in qualcosa, ma boh. C'è qualcosa da fare, ma... paga anche bene, però non è chissà cosa. Tipo vendere le mazze e coltelli? No, tipo qualche lavoretto per qualche signore. Tipo? Tipo, non so, prendere un taxi e andare a prendere una persona e poi buttare quella persona insieme al taxi essendo ubriaco. Cazzo, sai che io avevo già comprato informazione tempo fa di questo tipo. Non c'è più il primo. L'hanno allestato, sì. Conosci l'altro? Lo so. Sì. Cazzo, dimmelo, bro, per favore. Così faccio qualcosa di diverso ogni tanto, eh? Quanto l'avevi pagata l'informazione? L'avevo pagata 20.000. Prego, 20.000. Ho comprato la mazza proprio ieri, che cazzo. Ho speso 30.000 ieri. Aspetta, fammi vedere i vestiti, eh? Sono belli qua, dai. Sono belli? Mm-hmm. Vediamo. Chi vuoi fa cagare? Oh, già che interessante, eh? Un negozio vicino a Grotti. Morivo. Giubbotto troppo malanza. Poi sai, mentre fai le conoscenze trovo qualche distrazione come qualche ragazza e... Nuova collezione. Mi distrago facilmente. Raga, mi fa cagare tutto. Forse una camicetta tipo quella. No, camicetta. T-shirt sono bruttissime. Oh, finalmente jeans, cazzo. Mi piace questo. Anche se c'è la catenina. Come
No, oh, finalmente una stella nuova, let's go, possiamo andare. E qua te dicevi... Dov'è questo slot? Ma New York? Sempre tutta New York. Ma in teoria ce n'è una che ha lo Santos. Io avrei preferito lo Santos, che non è molto lontano. Sto ancora dormendo. Quello è tutti là, ma qual è quello di New York? Allora, quello che conoscevo io, hanno fatto l'etata di polizia. Eccomi ragazzi, mi sono accorto che si è impallato, ho dovuto riavviare, perdonatemi. Oh, ma non lo so, non lo so. Buonasera. Buonasera. Piacere, mio nome è Lich, no? Piacere, CJ. L'ho già conosciuti? Sì, mi ha dato il Jägermeister una mezz'oretta fa. Ah, sì, sei il ragazzo che aveva felpa blu. Sì. Ok. Cazzo fai qua, vado delle culi di tipo a scobato. Insomma... Adesso c'è la ragazza. Quella della security, di sicuro. Che palle. Io so già venuto nightclub. Sarebbe bello venire quando c'è un pacco di soldi che per fare il figo. Ciao carissimo, come stai? Ah, ieri abbiamo fatto un bel periodo. Il locale. Grazie ragazzi per avermi avvisato. Per il okay. Però me ne sono accorto in tempo. Locale, penso che eri qua. Non berci qualcosa sì. Ok, allora ti lascio le tue faccende. Io li sentiamo. Città. Suo padre ha fatto delle avventure assieme. Non mai vestito così elegante. Ma è la prima volta che mi vesto elegante, sinceramente. Oh, ma aspetta, ma come è entrato nel veicolo? Se l'ho chiuso chiaro. Boh, io mi vesto elegante soltanto quando fare il becchino. Ma suo padre faceva il dottore anche in un'altra città? Niente? Ci hanno dovuto. Ma lei quanti anni ha? Lei quanti anni? Sì, non torno perché io... Sicuro che era suo fratello. Sicuro che non era suo fratello. No, dico sicuro che non era suo fratello invece di suo padre. Non lo so, perché anche a me i conti non tornano. Cazzo, era un mio grande amico. Vabbè, era un meme. Io sento conoscere questa persona che già sempre a panzone, caduto di faccia. No, io aspettavo voi. Quell'altro arriverà quando... Vabbè, allora andiamo. Andiamo. No, se vuoi te la vendono. Minchia raga, scusate ma ho riavviando OBS
si è bloccato il microfono. È piccola. Ammazza, se non ancora così. Arua, fatti comprare una lente di ingrandimento da mamma. C'è un attimo. Ciao, ballo. Così la mano anche diventa gigante. Bene, possiamo perquisire. Fatto a feglia? Buonasera, come ti permetti? Fatto a feglia? È per così. Lei le conosce, sono lecce. Nonino, dove hai lasciato le figlie? Speed date. Che casino. Come stai? Hai fatto il tatuaggio, Siodo? Mi chiamo Chris. Dove hai lasciato le figlie? Ciao. Ma quella che dici tu? Allora, se deco subito, ho una mazza con me. Ho diretto con degli amici. La devi lasciare. Guarda, questa è la dove la lascio? Non lo so, non lo so, ma anche garantisco io per lui. Se fa qualcosa lo lucido io, non si preoccupi. Ok. Vieni, garantisco. C'è un macinino? Ho anche delle amiche, sì. Che ha fatto? C'è avete un macinino? Sì, cosa succede? Il mio. No, c'era. Ok, perfetto, scusate. Blo, non voglio far vedere che metto mazza dentro la macchina, che loro lo sanno qual è. Dai. L'aprono. No. Sa. Come fanno ad aprirlo? Chiamano tizio che la sa aprire e mi fottono mazza i pezzi di merda. Oh. Vabbè, saliamo a vedere. Chiode. Let's go! Di nuovo al night, ragazzi, che palle. Dopo poi rompo il cazzo a fare la stessa cosa. Ragazzi, sì, ma hanno controllato anche. Io e tuo papà. Eccoci qua. Allora. E si chiama papà. E si chiama papà. È papà che si chiama secondo... papà. E poi c'è mamma, si chiama mamma. Io mi ricordo di ecco, lei può entrare. Papà e mamma. Sa che vi siamo visti tutti quanti, tutta la famiglia ho visto io. Già, mi ricordo dove. Ok, prego. Oh, non lo so. Forse in un locale. Puoi entrare. Ciao. Guarda. Un secondo può alzare le mani. Gentilmente, grazie. Ma che cazzo? No, 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 no. Dai, sta impalando tutto. Che palle questa cosa, cazzo. Ma lui è un bello di cazzo. Chi è? Ma sì, sono io. Buonasera a tutti, chi offre da bene qui? Ma... ti è arrivato pure il cinema. Mi chiamo Emanuele, siamo conosciuti qua, abbiamo fatto un open bar. Ok, cosa ne giapponese, non lo so, è un po' di whisky. Sì. Certo, assolutamente, arrivato. Abbiamo già fatto un open bar, magari più tardi. Posso soffrire dell'open bar? Tanto ritorniamo, qua ci piace. Casey. Va lei, benissimo, va benissimo. Con la giacca rossa, poi no? Buonasera, signorina, sotto un lato, come stai tu? Ricordare me? Sì. Come stai? Bene, oggi è una serata tranquilla. Posso vedere, non ci sono neanche tipa, che ballano. Stanno facendo pausa ora. Ah, capisco. Hanno ballato fino adesso. Sovraccalecate, insomma. Sì, sì. Capisco. Era hai visto che facciata quel tizio? Ah, che figura di merda. Gianni, tutto a posto? Ah, lo conosci, cazzo. Ah, sta raccogliendo denti, dice. Ah, no, poverino. Sì, sì. Fantastico, vado a sbloccare da bella, ciao. Sì, sì, ciao ciao. Ciao Johnny, hai fatto un bel volo, eh? Huh? Che cazzo di casino. Grazie. Vabbè, quanto è gentile. Ti ho mandato ragazzi. Tutto sull'applicativo. Sei vicini. E quindi come va New York? No, se mancano gli ultimi due, dobbiamo passare per forza una alla volta, mi perdono. Ah, è vero, effettivamente, sì.
Come va Vitalio York, segnale? Tutto bene, tutto 2, bene. 2, lei come momento. Si trova quindi? Sì, no, no, va bene così che posso. Ci sta. Ah, ok. Vuole qualcosa da dire? Dai, dai. Ho whisky, per me e per il mio amico, e per i miei due amici, eh? Così, ok. Quello whisky sono 400 al pezzo. Signorina, si può avere cazzo, un... così tanto, vabbè, facciamolo lo stesso. Tre whisky, si arriva subito. Oh, grazie. Tre, sì. Sì, sì. Quale prendo? No, è open bar. Giusto. Bisogna di cibo. Ah, okay. Perfetto, ok. Ciao caro. Ciao, arriva da prendere. Guarda, sì, open bar. Sì, do 2-2, open bar. Oddio, scusi. Ah, niente. Perfetto. Mi fa la fattura o gliela passo io? Allora, eccomi qua. Do 2-2, aspetta. Ah, sì, grazie caro. Molto gentile. Mi ricordo di io. Perfetto. In basso a destra, se non c'è da bere, dell'open bar. Sto offrendo un whisky, magari ti scioglie e lascia procurare qualche ragazza. Ecco qua. Ti vado leggido. Grazie mille. Grazie mille. Buona serata. 20:20, quindi 40:40. Grazie signorina. No, la passata, eh. Stai lì. Lo devo dare al signore con i smoke in bianco? Cioè, sì, certo. L'altro? No, aspetta, cazzatecce. Uno a Loe e uno al mio amico. Scusa, che sento, non ti sto riconoscendo. No, ma c'è tutta sta gnagna qua. Cazzo, se ne va. Che sei? Quello dei amici prima, sì. Aspetta, non posso sbagliare. Cazzo, porca miseria, ma quello è un po' un maiale. Io sono qua per il 2-2. Ok, ragazzi, arriva subito. Sto facendo io, Giulia. Madonna, ma sta sempre a zitto. A quanti pezzi siamo, ragazzi? Yeah. Fermo, strozzo, ti sto dando il whisky. Può venire un attimo qua? Certo, come no? Oh, è fatto, la me la bevo io, sei, ok, facciamo così. Tu io, sì, te chi sei? Sposto? Ma qual è il tizio? È questo? Ah, chi sei te? Bro, sei tu o non sei tu? Sì, sì, sono io. Eh? Ah, no, ti stavo confondendo per quell'altro tizio, cazzo. Sei diciamo tu, che ci assomigliamo parecchio, però. Io come no? Che sei a facca? Guarda, riconosci io, c'ho gli occhiali, lui no. Grazie, bello. Ma sei un cliente, whisky, non so se sì. Infatti, io dicevo che io non questi si mettono anche un lale, sentiamo anche ma quello che è dicono. Ma chi è questo? L'amica napoletana. Ma chi, Venere? Esatto. Ui, Venere, dammi un abbraccio, mannaggia capatura. Bro, dicevi, quindi ci conosciamo, chi sei? Ricordami tuo nome. Sono stato prima al Nicky con il signor là. Dov'è? Come è andato? Con lui? Cazzo è andato? Vieni qua. Sì, con lui e con l'altro tuo amico. Ah, ok, scusa, ve lo sei riconosciuto. Fassina. Niente. Come stai? Stai bella? Beh, siamo qua a vedere un po' di gnagna. Ah, scusami. Ma dov'è la gnagna? Non la vedo. Non c'è cazzo la gnagna. Che merda, oh. Fa culo, oh. Aspetta, devo fare una cosa veloce. Ah, ok, ok. Check radio. Come ti chiami, bello? Ah, sempre Dominic, che ti chiama tu, bella fantasia tu. Non so sempre io, è quello il punto. Chi è sto tamarro questo? No, anche questo qua dovresti conoscerlo. Me dovresti chiamare Leech, o se vuoi Dragona, oh, piacere. Ah, mi ricordo, abbiamo fatto le gare di cross. Sì, il poker, che ha vinto davvero. Il poker. Let's go. Il poker ha vinto. Ah, sì, tu tizio scambo, me l'ha raccontato mio padre. Che scambavi con Gioco Poker. State solo in giro, state? Io lavoro al Nick in spiaggia. Sì, vabbè, lavoro concessionario, ma nulla di che. Tu invece che stai combinando? Sembra voler il pranzo? Sì, sì. E come va qui? Bella gara, bello in grande stavolta. Stai urlando, frate. Sì, in effetti ti sentivo da laggiù, bro. Che puttana, porca. Devi metterlo proprio. Comunque, sì, tutto a posto, dai. Vabbè, per il momento siamo un po' fini. Basta la voce. Sì, sì, no. Fino lassù. Sei sbronzo. Abbiamo toppato troppo, questa, eh? Parli troppo. Parli troppo forte. Sono sbronzo, porca puttana. Sono sbronzo. Ok. Comunque, belli miei. Oh, raga, prendete il mio numero. Qual è col prefisso, eccetera? No, senza prefisso, a me 85. Tu cosa stai facendo, l'ho detto, però? Com'è che ti chiami? No, raga, io faccio un cazzo, voglio il reddito di cittadinanza e giro in Ferrari. Beh, topo il capottara. Maestrale, mi chiami. Maestrale, perché allevi dal male? Maestrale, sì, perché sono come i venti di tempesta, ragazzi. Porca puttana, quasi quasi fai paura, ma... Oh? Comunque lei è la mia 85 amica... 85 hai detto? Ciao amica, si chiama Giù. Non volevo. È la, ciao, più ragazzi. È la più gnocca della città. E
parla come la Valentina. La vuole qua? No, no. Piacere, Gio. Grazie, la mia nome è Lech. La volò qua. Oh. No, non la volevo qua. Sto scalzando. Un attimo, sto scrivendo un numero. Dominic, ma l'altro amichetto tuo, che fine ha fatto? Cazzo. Quello che parlava tutto, ciao, com'è che stai? È stato un po' storto. Ciao, com'è che stai? Chi? Com'è? Ah, ma che cazzo, non l'hai imitato bene. Non ero venuto qua con te. Lo so, ma non l'ho mai visto, però. Non lo so. Guarda, ti scrivo. A posto. Bravo, bravo, sei 913. Qui Dominic mi ha fatto assai piacere, abbiamo fatto un open bar, prenditi qualcosa da salute nostra. Ti ho preso. Signorina! Ho visto uno che mi stava continuamente attaccato al culo, ho detto ma che cazzo è? Signorina! Dimmi! Non ho tanti soldi, posso offrirti un sorso dal mio bicchiere di vino? Non c'è una maschera addosso. Capisco. Possiamo farla entro le dai buche, insomma, no? Sta mio fratello che vuole per forza. Perché usi maschera? Vita privata. Capisco, tipo doppia identità. Di notte la vuoi qui, la vuoi farti vedere, di giorno bla bla la cazza. Tipo. Potrei essere anche una cattiva ragazza fuori. Oh, cazzo, la cosa diventa molto misteriosa. Ci vediamo in città, bello. Tesoro, potresti mettere. Se non metti l'ultimo, noi non ce l'abbiamo. Io non ho problema di non parlare. Cosa? Ultimo. Mamma mia. Ah, ok, sì. Mamma mia, salve, che scendola questa gente. Salve. Vogliamo l'ultimo. Sera. Facciamo un bel applauso, vai. Vai bene, vai, facci godere, vai. Sì. È un po' triste, dai, è stata attenzione, sola, attenzione, la live si sta scaldando, sta diventando 18 più, no, ragazzi, chi, dai, i minorenni escano fuori, troppi avatar femminili, troppi avatar. Perché? No, è vero, c'è bello, senti che basso, e guarda che tamboli. Sto male, qualcuno mi presti 50.000 da buttare a questa ragazza, cazzo. Ve le ridò domani. Attenzione, si all'apica, tipo scimmia. Oh! Attenta, lassù ti puoi far male se sbatti in testa. Tranquillo. Vai per. Grazie. Penso che ne avrò bisogno. Grazie. Prego. Ma io sapevo che non voleva mettere leggings stasera. Oh, attenzione, primo piano qua, ragazzi. Dominic, caccia il soldo. Ah, ma si mette qui davanti, vamo a posto. Venere, tesoro. Ah, sì? Vieni con me che c'è un piede da fare, vieni. No, ok, bene. Te la porto via, ragazzi, torna. Ciao, ciao. Ciao, vada, vada, giro. Siamo contenti. Ok. Porcello. Ci sono ragazze asiatiche? No, però qualche parola in asiatico e un'altra ballerina di sotto. No. Hai, piace a me. Naruhodo. Fa venire i brividi.
Non ce la ride lei, signori, non ci rida, non rida. Comunque, raga, mi dissocio. Non posso ridere. Con delle dolci ragazze che ho a fianco, ogni volta che danzano con me non mi posso mettere a ridere. Caccia i soldi tuoi, ma ci tocca al tipacco. Però, lei c'ha una parola che mi fa sciogliere. Blo. Caccia i soldi, caccia i soldi. A chi li caccio? A lei, a quella misteriosa con la maschera, eh? Ma mi ispira di più quella rossa. È meno misterioso. Allora a lei. Allora fagli guardare. Guarda, ti sta salutando con chiappe. Ma sai che mi saluta tra poco con le chiappe? Che? La polizia. La polizia, perché? Vuoi la pile una tipa? Vedi che c'ho la giacca. Mica, raga. Si sta anche crashando questa merda. Posso, signore, consigliarmi? Comunque lei è la migliore. Lo so, già qua tre volte che mi fa altri. Che vuoi sentire anche la parolina magica? Sì, faccela sentire, per favore. Se svengo. Te c'è pallolera, per favore. Com'è pallolera? Ecco. Non l'hai sentito. Non l'ho neanche sentito, è già subito, signore. Cazzo. Qualcuno mi presta 50.000, devo andare a fare una cosa in privé. Oddio. Tranquillo, signore, tranquillo, ci mancherebbe. Ma mi fa, l'ho detto, c'era il rischio. Lo so. Qual era questa parola? Do un'altra salvietta. Grazie. Grazie mille. Grazie. Prego. Fa il bravo, Vai, vai, sono io. Signorina. Dimmi. Ma perché mi fa questo effetto lei? Boh, chi lo sa, la fame, il mistero, la passione. Non la sento. Ma per fortuna. Oddio, scusami, perdonami. Aia. Perdonami. Possono essere tante cose che fanno venire fame. Fame? Io divorerei. Vai, non cazzo, è prima con lei, su, muoviti. Ma si va, non fare un prima. Che palle, però, raga. Muoviti. Signore con la camicia bianca, con la giacca bianca, deve fare un prima. Che non deve spendere molto. No, fa bene, se no ci divertiamo adesso. No, ma beh, dai, che la macchina, mi devo prendere così, la cadeva a tale. Va bene. Che devi prendere? Ammazzo cazzo. Adesso ho capito quello. Sì, onestamente, un po' mi spallo stare qua senza poter, come dire, pagare. Dai, venite, che vi ho... Come non puoi pagare? Sì. Io blocca le tue occhiali, tuo stile. Grazie, amico. Yo. Ma cos'è che ti è passato? Ma cosa è successo? Ma come? Perché glielo porto. Ho trovato uno con gli occhiali uguali ai miei, ragazzi. Ecco qua. Ok, ragazzi. Prego, vada. Grazie. Palmasso. Vai. Oh, si è fatto giorno. Lì dentro si sblocca lo spazio-tempo con tutti quei culi, quella tetta. Wow. Vai tu? Sì, sto facendo io apposta. Ciao, collega. Grazie. Senso, collega. Ah, non sei fiaba? No, direi di no. Ah, cazzo, scusa. Tranquillo. Yo. Quel mazzetto di fiole, vediamo se c'è il mazza, eh? C'è. Non si apre. Che scam. Deve che la trovi tu, per favore, 30.000, eh? In pratica è un pezzo di legno che vale 30.000 dollari. Non si apre nemmeno me. Dai, cazzo, no, lo sapevo. No, non dirmi che devo fare caffetteria.
Dai, che due coglioni. La puoi mettere in un garage qua vicino e li togliere, vedere. Non so se è meglio o peggio, ma tanto già che non si apre. Vedi, bro, perché non le voglio fare queste cose. Ah, l'hai trovata? Vieni qua, dai. Oh, bella, grazie, bro. 30.000 tutto in legno. Oh, oh, ti saluto che abito lontano. Io devo tornare allo stato. Se trovo una cosa l'altra, si fa troppo tardi, ok? Ciao, Rich. Sputtanate tutti i soldi con donnette, mi raccomando. Fatti i contatti e chiamami quando abbiamo la massima da fare. Procurami il nome di quella lì. Di che? Di quella a capelli rossi? Sì. Ok. Metterò appunti di cose da fare. Oh. No, gli tiro un altro pugno, vedete. Ciao. No, raga, fortunatamente è andata così, fratelli. Piuttostino, come torniamo allo Santosino? Con questo macchinino. Che è aperto, apertino. Con la neve, nevischio. Io l'ho fatto e me ne infischio. Wow. Dobbiamo andare a Ast. Ci sarà il posto di blocco. Mi romperanno il cazzo. Perché non ho la mia macchina. New York. New York. Quel whisky mi ha tutto sbronzato, bro. Ah! Mi sono fallito il ponte. È il puente. Ma questo? Bro, è sbagliato. Qua non c'è spiaggia. Huh? Tu fuori testa comunque. Ah, ma quello è un ponte rotto. Dove cazzo sta andando che è rotto? Ah, ecco dov'è. Un ponte rotto, raga, davvero, l'avete visto? Questo qua è rotto, qua a sinistra. Mi sequestreranno la patente? Per veicolo rubato? Al posto di blocco che fanno sempre al ponte? Sondaggio, dai, me lo faccio io. Avrò problemi con gli sbirri? Sì, no. Votati! Votati! Vi ho portati anche al nightclub oggi. No, ho sbagliato, cazzo. Lo sapevo. Sapevo che sto facendo una stronzata. Vabbè, approfittiamone per vedere questa parte di città. Andiamo verso qui. E poi andiamo qui. E poi prendiamo il ponte. Che l'abbiamo probabilmente già vista, però boh, venendoci così poco a New York, non ce l'ho ben presente. Qua cos'è che c'è? Non mi ricordo. Ma sì che l'abbiamo vista questa roba. Ah, hai fatto il pronostico proprio, ok.
Ma nessuno scommetterà i punti canale per questa roba. Dobbiamo fare un pronostico easy. Un pull. Oh, quartiere giapponese qui. Cazzo, me li sento a casa io. Che figo. Cinese forse, Chinatown. Malanza. Hai speso un punto canale. Un po' pacco questo pronostico, ragazzi, eh. Mi devo far dire da Dominic il punto di Lester, il nuovo. Così facciamo un po' di soldi sporchi. Oltre al Nicky. Il risultato del pronostico è no. Quindi che non mi sequestreranno la patente. Ma come del pronostico, va? Non è ancora finito. Che cazzo sta succedendo? Ah, perché era il pool, avete risposto al pool. Invece c'è anche il pronostico contemporaneamente. Quanto è contato che questo esce fuori strada? Ecco, posto blocca. Finalmente clima, qua è più caldo, cazzo. Posso passare il finestrino? Sì. Salve. Buonasera, gente. Mi può mostrare la patente? Sì, subito. Falla cercare bene. Grazie. Patente B. Ma lo scendere dalla macchina per dare. Sì. Ma so io che è suo? Allora, dovrei averla in questa tasca, un attimo. Il veicolo risulta, c'è una denuncia sul veicolo. Di chi è il veicolo? Un attimo. L'ho preso in affitto perché taxi non passava, cacchio, non li basto piedi. Ah, tuo suo cugino che stava là fuori l'ha preso in affitto, giusto? Sì, sì, quello lei, quello okay. Di New York. Non mi piace New tanto York. New York, ragazzi, sto tornato allo Santos. Comunque... agente, lo prenda... No, perché non le scada le patente, lo prenda lei da dietro lo zaino. Comunque da, non risulta nessuna giù. Concessionaria... Sta macchina sì. Non risulta nessuna concessionaria. Taschino di giù a sinistra, agente. C'è la A e la B, eh? Vicino ai documenti. Mi sono ritrovato solo a New York e dovevo tornare in qualche modo. Taxi lo passavo, ho preso questo noleggio, così. E facciamo una cosa, questa volta chiediamo un occhio. La prossima volta, signore, cerchi o di noleggiare uno scooter, dato che in città ci sono le noleggi di scooter autorizzati. Ah, ma dov'è il noleggio scooter? Ma vado in centrale, sì, signore. Serio? Sì, dov'è? Sì. Le trova vicino al civico per quanto riguarda i lavori comunali. E anche aspetta. Vicino al Bronx, signore. Ma il suo mappa è segnato? O no? No. È questo il problema.
Ok, va bene. Allora abbiamo organizzato l'opera, organizzare la fitta. Come si dice la pellicola? Affittare scooter, quella roba lì. Oh. Affittare, signore. Ok, documento a posto. Perfetto. Sì, sì. Ok, arrivederci, grazie. Oh. Arrivederci. Via, via, troppo freddo New York. Fanculo, meglio Los Santos. Oh. Ciao, agente Asia. Salve. Ricordi di me? Puoi scendere cortesemente. Mi hanno già controllato, agente. Sì, l'hanno già controllato. Già controllato, signori. Sì, sì, io ho tutto a posto. Oh. Arrivederci, buon lavoro. Oh. Mm-hmm. Grazie. Oh, per un pelo, eh. Per un pelo mi stavano però per il cazzo. Però c'è, cioè, se uno nella macchina è lì a New York, come fa, in effetti, dai. Che infami se, tipo, mi davano furto veicolo. Ciao, Atavubrirb, benvenuto in live. Come stai, Ata? Da dove arrivi? Prima volta che scrivi in chat, così. Dopo un sacco di tempo che streamo, arrivi così. All'ultimo. Benvenuto, benvenuto. Vi ricordo, ragazzi, che se volete potete controllare il gioco. Se donate bit. Controlla il gioco donando bit. Scopri di più digitando punto esclamativo controllo in chat. Vedete, ve lo... Oh, cazzo! Ve l'ho fatto proprio a prova di scemo, ragazzi. Con la vocina del bot. Sono tanto curioso di vedere quando mi farete uscire fuori strada. Comunque, oggi, raga, slogherò al garage centrale. Così domani prendo... esco fuori l'auto mia. Se passiamo da qui. Fanculo! Sto bene, tu come stai? Non ci sono stati live perché ho cambiato il profilo di Twitch. Ah, ok, Atta. Allora è per quello che non ti sto riconoscendo e mi dice che stai scrivendo per la prima volta in chat. Va bene, meglio così. Benvenuto in live. Ragazzi, io sto per staccare. Oggi abbiamo dato. Non ho fatto chissà che oggi. Diciamo che per il mio obiettivo personale ho venduto molto al Nicky. Cioè più del normale. Quindi comunque sono soldi che in futuro serviranno per fare cose. I soldi alla fine sono importanti. Abbiamo parlato un po', relazioni varie, quella. E questo è. Siamo stati al Night Club di nuovo, che alla fine è un punto di ritrovo di tutti i comuni mortali maschi di Impero RP. A vedere le tippe che sculettano e ballano. Let's go. Ci siamo bevuti un whisky. E ora torniamo a Los Santos. Andiamo a dormire in macchina, nel sedile della macchina. Visto che non abbiamo ancora una casa. Porca puttana. Atta, domani la live alle 9:15. Streamo da lunedì al giovedì, dalle 9:15 alle 11:30 circa. A volte anche a mezzanotte, dipende da cosa stiamo facendo. Tipo oggi sto staccando comunque in orario, si può dire, visto che sono un po' stanchino e non... ho notato che non c'era molto molto da fare. Quindi va bene così. C'ho più voglia, ecco. Non c'ho più voglia. E niente, signori. Sto un po' laggando anche. Non ho capito perché oggi ho avuto problemi di crash della live. Vabbè. E va così. Vi ringrazio, signori, come sempre. Ci vediamo domani, ragazzi. 9:15, non mancate, vediamo cosa succederà. Vediamo anche se mi pagherà il Nicky. Hanno uno stipendio arretrato della scorsa settimana e niente, let's go, facciamo. La mazza, non l'ho persa. Le antiche profezie, dice Criciala. Minchia, ragazzi, tutte le sfighe capitano a me, cazzo. E vabbè, vi saluto, ciao Ralph, ciao ragazzi, ciao chat, ciao a tutti, ciao popolo di YouTubers che guarderà questo video. E buonanotte, let's go, facciamolo. Blablabla.